Ciao a tutti, buon pomeriggio, buona domenica. Oggi è domenica, quindi abbiamo anticipato un po' le cose. Abbiamo anticipato un po' le cose anche perché abbiamo deciso di parlare di cose, no? Ciao 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 a tutti, ciao Vasce, ciao Jacopo, ciao Simo, ciao Ragusta, ciao Tony, Antobelli, Calzapone, Daniele, salve, Giosuè, ciao a tutti che siete belli qua su questa chat che tutti colorati, funziona il bot di Telegram, fico, grazie. Allora, sulla chat di Telegram si sono sbaccati, stanno divertendo, si discute di tutto, questa è una cosa che mi piace tantissimo, per questo Martina ci ha avuto una buona idea, perché io pensavo di fare un canale. Perché giustamente gli altri hanno sti canali, quindi ho detto mi faccio i canali. Invece Martina mi ha detto no, fai una chat così almeno le persone tra di loro si parlano. E c'aveva ragione, perché sta uscendo fuori una cosa fica e sono contentissimo di questa cosa. Dopo posso contattarti in privato, posso sentire anche Murienchi. Bash, puoi sentire o me o lei, è assolutamente la stessa cosa. Martina è il capo, ricordatevi che le donne dominano. Sempre, comunque e in ogni caso. Allora, niente, oggi non collabora la connessione, lagga a morire. Oddio, Gigliana, mi dispiace. Però, come vi stavate pure dicendo in chat, io non ho nessuna possibilità di fare niente con la connessione. Ciao Dimitri! Purtroppo quello è Twitch e vi confermo quello che ho appena letto, che a una certa Twitch ti dà la possibilità di modificare parecchio il modo come tu vai a vedere la cosa, cioè nel come cavolo si chiama, nell'ingranaggino che c'è sotto il player ci sarà la possibilità di scalare la connessione e mettere, che ne so, invece che il 1080 mettere 720, mettere qualcosa di più basso. Però a una certa Twitch deve avere voglia de farlo fa. Mi dispiace. No, Gigliana, va benissimo, fatevi prendere la mano, la chat è per voi. Quindi non è per me, non... cioè è per me nel senso che mi piace poter scrivervi delle cose anche fuori da sto casino. Mi piace tantissimo che parlate fra di voi, che vi conoscete, quindi vai. Vai tranquillo, non mi interessa quanti messaggi ci saranno, si leggono, si scorre. Utilizzate quella chat come meglio credete. Io sono contentissimo di questa cosa, veramente ci sto in fissa, non avete idea quanto. Allora, di che cosa parliamo oggi? Ieri avevamo detto che oggi, come avevo già detto tempo fa, avrei tirato fuori. Si vede bene l'immagine? Sì, sono un brutto. Sì, bene. Intanto, benvenuto a. Beh, perché non mi spunta più scritto? Perché ho acceso questa impostazione che non voglio e adesso mi dovrebbe spuntare scritto. A Simo Villa, ciao Simone o Simona, dipende. Allora, avevo detto che ciao anche a Bargio 99. Avevo detto che avrei preso quattro film e diciamo commentato insieme a voi quattro film che secondo me nella vita vanno visti assolutamente. Oh, Al Sapone si è iscritto. È un nuovo subscriber. Bravo, bravo, grazie, grazie, grazie. Tiriamo avanti a baracca. Quattro film. Questi quattro film sono inevitabilmente diventati 10, perché te pare che potevano essere solo quattro? È impossibile, perché tu vai lì, vedi l'elenco del Blu-ray e dici: vabbè, ma questo che fa non lo nomini, ma questo che fa non lo nomini, ma questo che fa non lo nomini. Da 10 stavano diventando 20. Però poi a una certa ho detto: fermiamoci a 10 perché se no è un delirio. Ovviamente volevano essere di più. Ma sono. Buon pomeriggio, Wyatt. Ma sono rimasti 10 perché a una certa mi sono detto: no, raga, cioè fermiamoci a 10 perché tanto questi sono quelli che a mio parere sono assolutamente da vedere. E sono da un certo punto di vista i film più importanti della mia vita. Non che non ce ne siano altri, ovviamente ce ne sono altri, ma che non hanno avuto un impatto sulla mia esistenza come questi, per dei motivi che vi andrò a spiegare. Non è una classifica, come
quindi non è una classifica. I più importanti, diciamo così, sono il primo che vi tiro fuori, quello che vi tiro fuori subito dopo e l'ultimo che tirerò fuori. Sono i più importanti per un motivo ben specifico. Quelli che stanno in mezzo, non c'è un sesto posto, un settimo posto, un ottavo posto, stanno in mezzo e sono importanti per ognuno per il suo motivo. Va bene? C'è Spider-Man Far From Home? No, quello sta fra i film più importanti da mettere nel cassonetto. Ciao Greg Bit, benvenuto. Si tira dritto. 10 film, raga. Sì, sono 10. Non potevano essere di meno. Era impossibile. Oggi ad accompagnarci, ovviamente, visto che sono le 4 del pomeriggio e siamo delle brave persone, c'è dell'ottima Coca-Cola Zero. Perché ragazzi, cioè, anzi è pure troppa, ma la bottiglia stava a finire, quindi mi sono detto vabbè, a sto punto sparamosela tutta. Sono sempre 4 del pomeriggio, quindi più della Coca Zero non si può fare. Mentre che io tiro fuori questi film, mi piacerebbe, sarebbe molto carino leggere anche dei vostri commenti, cosa ne pensate, cosa non pensate, se non l'avete visto, se l'avete visto, li avete sicuramente visti o comunque ne avete sicuramente sentito parlare, per forza. Sono tutti necessariamente dei film più o meno vecchiotti, ma sono film che, diciamo, sono invecchiati molto 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 bene. Rush, Corriere dello Sport, La cura del vino rosso, ecco cosa stanno studiando. Hai visto? Allora fa bene, ma l'ho sempre detto. C'erano... L'alcol dopo le 17:30 è consentito, però. Daniele, sì, però è meglio a cena, è meglio dopo cena, non si sa mai. Cioè, tutto sommato, se potremmo ubriacare la mattina e sera, tanto siamo chiusi dentro casa, non è che... Non comincia... Certo che c'è, è ovvio, Simo, è ovvio, è ovvio. Fra l'altro, mentre selezionavo questi film, pensavo che sarebbe fighissimo fare questa cosa dei 10 Blu-ray o 10 DVD o 10 film che hanno condizionato particolarmente la tua vita, sarebbe fighissimo farlo con gli ospiti. Quindi potrei richiamare Mauro, potrei richiamare Andrea, potrei richiamare Mario Balucci, perché ognuno ha i suoi 10 film e ognuno ha l'argomento del perché questi sono i 10 film più importanti della sua vita. Con quale fotocamera webcam stai streamando? Allora, Giulio, è una telecamera, non è una fotocamera, è una telecamera e si chiama Sony... Aspetta che lo leggo perché non me lo ricordo, se lo leggo c'ho due luci davanti che non mi fanno leggere in cacchio. Sony 4K c'è scritto. Non c'è scritto nient'altro che Sony 4K, non so minimamente il modello, comunque è una telecamera. È una telecamera che avevamo comprato in Slim Dogs per un progetto 3 anni fa ed è rimasta quella, quindi per adesso la Sony Maxibon, bravo al savone, quindi per adesso sto usando quella. Ho intenzione ovviamente di upgradare questa cosa, anche perché questa telecamera è dello studio, io la sto usando nel momento, in questo momento, perché siamo qui e siamo fermi con le riprese, ma dovrò riportarla in studio ovviamente, quindi devo un po' aggiornare la situa, ma servono, che al momento, quindi mo vediamo. E, l'alco gioco 13, no quarto potere, dai, ho fatto un paio di telefonate piano alte per avere connessione apposta per la legge. Bravo Daniele, forse 10 sono troppi, non sarebbe meglio 5? Non lo so, vediamo. Comunque una cosa che possiamo fare pure con gli ospiti. Dunque, considerando la postazione arrangiata, qualità al top. Ragazzi, la postazione non è arrangiata, è più che arrangiata. Ve l'ho detto, sono due schermi, il portatile, il MacBook portatile, un microfono e questa telecamera. Basta, non c'è nient'altro, non ci sono chissà quali computer con chissà quale megaprocessore della Madonna, anelli, LED, no. È proprio... il meglio che potevo fare in una situazione dove esco di casa solo per buttare la spazzatura una volta a settimana, fine. E 3 mesi per forza.
Lo faremo anche con voi, può essere interessante. La Sony Alpha, sì, Giulio, lo so, le Sony Alpha, solo che il problema è che la 6000 parte a €500, non so bruscolini al momento. Vogliamo i 10 film di Benedetta, altro che Mauro. Madonna, ma che idea mi hai dato? Gli mandiamo un messaggio Telegram qui in live. Mandiamo subito un messaggio a Benedetta. Immediatamente. Ciao Benedetta, senti, sono in live su Twitch e ci sono le persone che mi hanno consigliato una cosa, qua i ragazzi in chat, io sto in fissa. Siccome oggi sto parlando dei 10 film che hanno segnato la mia vita e perché, mi hanno chiesto che sarebbe carino avere i tuoi 10 film con te ospite qua sul canale Twitch. Quindi se c'hai voglia, nei prossimi giorni organizziamoci e facciamolo. Non è nient'altro, calcola che io ti devo semplicemente chiamare su Skype e basta. Purtroppo non è importante che tu non abbia questi 10 film con te, però fatti un elenco dei 10 film che hanno segnato la tua vita, che sono stati molto importanti nella tua vita. E magari mandamelo prima, così se ce li ho io questi Blu-ray li faccio vedere, se non ce li ho ci accomodiamo con delle foto. Fammi sapere. Ragazzi, Benedetta ufficialmente invitata. Sicuramente ci sono tutti i tuoi light, sicuro, cioè proprio in fila, dal primo all'ultimo. Madonna, con Benedetta, Daniele, guarda, Benedetta, in ufficio io ho fortemente bisogno di Benedetta. Se ne va Benedetta, io me ne vado da Hugo Studio. Cioè, dice, c'è una cosa che ti farebbe andare via da Slim Dogs? Sì, Benedetta che se ne va. No, non è vero. Grazie Aragosta, un'idea geniale chiamare Benedetta. Un'idea geniale. Ti hanno contattato i ragazzi del Cerbero? No, probabilmente era un po' una calla. Comunque, gli abbiamo scritto se ci contattano, ci contattano, se non ci contattano, niente. Allora, ragazzi, cominciamo che è già un quarto d'ora che siamo qua. Quindi, di questi 10 film, tiriamo fuori il primo. Questo per un certo punto da un certo punto di vista è molto molto importante. Ti è arrivata Benedetta? È arrivata Benedetta? Dov'è Benedetta? Benedetta, scrivi. Se è arrivata, scrivi. Non ci credo che c'è Benedetta. No, non ha letto. Che dici? Questa cosa che ve ne andate tutti, se Benedetta me la... guarda... Ah, nello Slim Dogs. Guarda che Benedetta è essenziale là dentro, veramente. È veramente essenziale. Allora, intanto c'è una musichetta da film softcore di un certo tipo che ci accompagna oggi perché non voglio troppo casino nelle orecchie. Quindi, il primo film per me è questo. Questo qui, che sicuramente avete visto tutti, e se non l'avete visto, raga, io vi vengo a cercare a casa e vi meno uno per uno. Questo film è molto importante per me, tremendamente importante per me, perché è un film che io vidi a 8 anni, circa, 7-8 anni, adesso esattamente non ricordo. Ed ero, io fino allora mi ero semplicemente concentrato a cartoni animati perché ero piccolo. Questo me lo fecero vedere i miei cugini, le mie cugine, anzi, io ho tre cugine al quale sono molto legato, con le quali sono cresciuto, che si chiamano Anna, Gaia e Carlotta, che non si sa mai perché le abbiamo sempre detto Anna, Gaia e Carlotta, visto che Gaia è la più grande, Anna è quella di mezzo e Carlotta è la più piccola, quindi si dovrebbe dire Gaia, Anna e Carlotta, invece sono sempre state Anna, Gaia e Carlotta. E Anna mi fece vedere questo film a casa sua. Benvenuto Alfio Scuderi 1978, immagino che sia il vero e unico Alfio Scuderi. Alfio Scuderi, se sei tu, fammi sapere. Quindi, questo qua me lo fecero vedere a casa loro. Era un pomeriggio, noi stavamo. Sono Alfredo l'unico. Vai, Alfredo l'unico, è un grande.
me lo fecero vedere a casa loro le mie cugine. Benvenuto anche a Ivoxy. Fecero vedere a casa loro, era un pomeriggio dove io stavo lì, stavo giocando con mia sorella, ero piccolo, facevamo un casino della Madonna. A un certo punto mia cugina Anna, più grande di me di 2-3 anni, una cosa del genere, fece partire questo film. Mi disse: vieni, guardati questo film. E io non volevo vederlo. Quello che mi ricordo è che non lo volevo vedere perché stavo giocando e non volevo sedermi da una parte a vedere un film, non c'avevo minimamente voglia. Lo fece partire e dall'inizio, benvenuto anche a Crazy in Trip, dall'inizio io amai totalmente questo film, completamente. E questo è il film che ha letteralmente sconvolto la mia vita, perché questo intanto veramente non lo so quante volte l'ho visto, non riesco minimamente a numerarle le volte, cioè troppe, esageratamente troppe. E da qui cominciai a interessarmi ai film. Quell'anno, se non sbaglio, nell'87, mio padre comprò un videoregistratore per permettermi di avere questo film. Lui diceva così, ma in realtà era perché si voleva registrare le partite. Però si sa, papà deve sempre trovare per i suoi giocattoli, deve dare la colpa ai ragazzini, no? E quindi comprò un videoregistratore per registrare questo film, farsi fare una copia di questo film in una videocassetta. E io la videocassetta l'ho distrutta, l'ho consumata, l'ho macerata completamente, l'ho visto un milione di volte. Ovviamente mi ricordo poi un'estate, che non so se quell'estate o l'estate dopo, che nella casa in campagna ci fu la caccia al tesoro, ci fu la mappa, ci fu i pirati di Willy Lorbo, ci furono tutte le cose che facevano parte di questo film, e con mia sorella cercavamo di fare le cose con questo film. Nella casa in campagna mia da piccolo, dove accanto c'erano diciamo gli amichetti, le cose, ovviamente eravamo i Goonies. Ragazzi, è un periodo molto particolare della mia vita che ricordo con grande affetto, ed è tutto assolutamente legato a questo film. E l'amore mio per il cinema deriva, è colpa di questo film. Se non avete visto i Goonies, dovete recuperarlo assolutamente. È anche vero che i Goonies è invecchiato bene, però è vero che per le generazioni attuali non potrà essere apprezzato, non lo apprezzeranno, è impossibile che lo apprezzino come l'abbiamo apprezzato noi. Questo è assolutamente impossibile, perché è vecchio, ragazzi, è vecchio, è del 70 e qualcosa i Goonies, non credo che rientri neanche negli 80. Aspettate, perché io non ho fatto quello che fanno in molti, che si fanno gli appuntini, le cose, si prendono tutte le cose. No, io cerco insieme a voi. Ah no, è dell'85. Ovviamente da una storia di Steven Spielberg, il soggetto è di Steven Spielberg, la regia però è di Richard Donner. In quel periodo Spielberg e Donner collaboravano parecchio insieme, e in questo film come attori c'è Sam Visegenji, credo si dica così, Sam Visegenji nel Signore degli Anelli, è il protagonista del film, è il ragazzino protagonista del film. C'è anche Josh Brolin, che per chi lo conosce adesso, ha visto adesso, è Thanos, era giovanissimo in questo film, è questo qui è Josh Brolin. Ragazzi, se non l'avete visto, guardatelo, assolutamente, e guardatelo con gli occhi di un ragazzino nel 1986-87. Una roba meravigliosa. E Stranger Things da qui ha rubato tanta di quella roba, ma tanta di quella roba che non avete idea. Primo, quindi questo da un certo punto di vista è il film più importante della mia esistenza. Benvenuto a Tommaso. Ciao Tommaso, benvenuto al manicomio. È uscito anche il secondo film, vero? No.
Se The Goonies fanno un seguito, se ne è parlato diverse volte per tirare fuori un seguito dei Goonies, ma grazie a Dio non c'è ancora, siamo riusciti a scampare da questa cosa. Ci sono i videogiochi, ci sono diverse cose. Esatto. Poi, altro film tremendamente importante. Aspetta che qualcuno ma... Ah, ma guarda te! Guarda te! Che cosa mi hanno mandato sulla chat di Telegram? Hanno questa! Questa è... No, c'è troppa luce, non ce la fa. Comunque c'è la mappa. Eccola qui. Così si vede. Benvenuto a Paradox. Questa è la mappa. È la mappa che loro trovano nella cantina. Adesso Martina ti offrirà la sua vita in cambio di questa cosa. Vero? E infatti Martina ha urlato no per 2 ore. Altro film molto importante nella mia fottutissima esistenza. Cambiamo completamente genere, cambiamo anno. Vado a vedere di che anno era perché onestamente non me lo ricordo. E eccolo qui. No, non è questo, decisamente. Dov'è? Aspettate che lo trovo. Se scrivo male, però... Perché è importante dirvi anche gli anni, secondo me. Eccolo qua. L'ho trovato? No. L'ho trovato. Ok. Film del 1994, quindi... Andiamo improvvisamente avanti. Ed è un altro film tremendamente importante nella mia vita, perché è il primo film che io abbia visto al cinema come film. Fino ad allora ero andato solo con mio padre, i miei cugini, eccetera, a vedere cartoni animati. Questo è stato il primo film vero e proprio dentro una sala cinematografica. Era il 1994, quindi qua sarà uscito nel 95 più o meno. Ai tempi avevo 14-15 anni. Ed è questo. Questo qui. Anche altro bellissimo film, una delle storie d'amore e morte più belle che ci siano, con una colonna sonora pazzesca. È un incredibile Brandon Lee che purtroppo, per chi non lo sa ma dovreste saperlo, questo è stato il suo ultimo film, perché come il padre, Brandon Lee era figlio di Bruce Lee, come il padre morì durante le riprese del film. Sostanzialmente c'è una scena dove lui a un certo punto Heath Ledger lo ha copiato, ma lui è morto peggio, perché è morto proprio mentre stavano girando. E addirittura c'è questo dubbio, c'è questa leggenda metropolitana che gira da diverso tempo sul fatto che la scena che stavano girando dove lui è morto pare sia finita veramente nel film. Sostanzialmente c'è questa scena in cui lui si alza in piedi, c'è una riunione di questi malavitosi, diciamo così. Lui si alza in piedi, arriva, si mette in piedi sul tavolo, tutti gli sparano contro. E a quanto pare in uno di questi fucili, pistole, eccetera, c'era un proiettile vero, invece che di solito nel cinema le armi sono caricate a salve, quindi il proiettile sostanzialmente ha solo la polvere da sparo ma non ha il piombo dentro, e quindi è il piombo quello che ti uccide. La polvere da sparo esplode e fa partire il proiettile di piombo che ti uccide quello, e le pallottole a salve non hanno il piombo, semplicemente. A quanto pare ce n'era una con il piombo dentro e l'ha preso e l'ha ammazzato. Ma perché gli sparano werewolf non lo posso dire, perché oddio, un po' si può dire, perché effettivamente questa cosa esce fuori dal trailer, basta vedere il trailer del film. Sostanzialmente il corvo riporta alla vita l'anima dei morti sua, che hanno ancora un qualcosa da fare. Questo personaggio da vivo subisce un gravissimo torto, per cui il corvo lo riporta in vita per poter sistemare i suoi affari. E c'è una scena, e sostanzialmente non può morire, cioè quando gli sparano la ferita si richiude.
c'è una scena in cui gli sparano tutti e lui ovviamente poi si rialza e fa delle cose. A quanto pare a una certa non si è rialzato e il proiettile era vero. Il film è stupendo, è stato uno di quei film dove si sono dovuti ritrovare a studiare tutta una serie di effetti speciali, perché immaginate, il 1994 non era proprio l'anno degli effetti speciali pazzeschi e hanno dovuto studiarsi delle cose per sostituire lui, perché il film praticamente era quasi finito, mancavano un paio di cose e ci sono delle scene che sono state lavorate digitalmente per inserire lui. Molte volte hanno utilizzato delle quinte, quindi di spalla un altro attore vestito allo stesso modo con la stessa parrucca. E c'è una scena dove lui corre sui tetti, dove pare l'abbiano inserito digitalmente, e infatti in quella scena il tetto ha le dimensioni giuste, lui ha delle dimensioni enormi rispetto all'elicottero, cioè lui è grosso quanto l'elicottero che si vede sopra, quindi ci sono un po' di cose che non funzionano, le scene che sono state aggiunte si vede proprio, però era sempre il 1994. E da questo film sono uscite tutta una serie di battute che sono diventate iconiche nel mondo del cinema, quale non può piovere per sempre, ad esempio. Ragazzi, Benedetta forse ha risposto. Certo, Giova va bene. Perfetto, Benedetta. Allora, fatti questa lista, ci sentiamo domani sera e ci mettiamo d'accordo. Ragazzi, Benedetta ci sta. E niente, quindi Il Corvo è importantissimo per me perché fu appunto il primo film al cinema. E quindi se già amavo il discorso cinema, quello che erano i film, Il Corvo mi fece, diciamo, mi battezzò alla sala, sostanzialmente. E andai io con un amico che non vedo più da diversi tempi, si chiama Marco, e un altro amico che invece sento ancora, che si chiama Sandro. Andammo noi tre a Catania, venivamo dal paese, quindi abbiamo preso il pulmino, le cose, siamo andati a Catania a vedere questo film ovviamente di pomeriggio, e sono uscito di lì che ero completamente innamorato di questo film, della situazione. Mi fece andare cercare la colonna sonora. Ai tempi le colonne sonore le trovavi solo nei negozi, ovviamente alla Ricordi, era un negozio a Catania con la colonna sonora, sì, un sacco di persone in live per Benedetta, con la colonna sonora. E ad Halloween, in quel periodo, ovviamente l'anno dopo e l'anno dopo ancora, ero il Corvo, sostanzialmente. All'epoca c'avevo i capelli più lunghi di adesso, cerone bianco, matita nera. Ragazzi. Alfio, abbiamo preso l'FCE. Alfio Scuderi 1978 è un ragazzo che io conosco da tantissimo tempo ed è un mio compaesano. Allora, vediamo un altro film. Cambiamo genere. Ah. Parlavamo di colonna sonora. Forse questo, no, neanche un film italiano, zero, anche se ci doveva essere in realtà, però alla fine l'ho visto in età un po' più adulta, quindi ho deciso di trattare solo film che ho visto da più ragazzino, però se vuoi proprio sapere qual era questo film italiano, poi te lo dico. Parlavamo di colonna sonora. Per me la colonna sonora nei film è molto importante, mi piace un sacco la musica, mi piace tantissimo la musica dei film e mi piacciono i musical, non tutti, poi ci sono dei musical che mi piacciono tanto, uno in particolare è proprio bello. Wyatt si è abbonato, grazie Wyatt. Allora, benvenuto anche a te in questa famiglia dei matti. E grazie per sostenere la baracca, sostanzialmente, perché con Amazon Prime è un minimo, ma si sostiene la baracca, ragazzi, ho voglia che si sostiene la baracca. Quindi, allora sicuro c'è American Beauty, vediamo.
Io sono più anziano di certe cose. Se ti piacciono le colonne sonore e ti piacciono i film e ti piacciono i musical, provate a sparare. Provate a dirne uno. Colonna sonora, musical. Quale può essere? Sono molto contento. Grazie, Wyatt. Sister Act, Evita, Grease, Sweeney Todd, West Side Story, Grease. No. No, ragazzi, io sono... Non spoiler, Martina già lo sa. Nightmare Before Christmas. No. No, non è American History X. Ragazzi, questo forse non ve lo aspettate. No, La La Land a me non è piaciuto, mi ha annoiato. Mamma mia, dai, Jacopo, te prego. No, neanche Blues Brothers, nonostante Blues Brothers sia un bellissimo film, ma non è neanche quello. Allora, questo film è esagerato, sborone, kitsch in una maniera pazzesca, coloratissimo, tremendo, in alcuni casi pure troppo, molto spesso è troppo, ma è meraviglioso, ragazzi, questo film è meraviglioso, e mi vergogno un po' di dirlo, mi vergogno, ero indeciso, Emanuele, ero indeciso fra questo e Rocky Horror, perché volevo mettere un musical, però alla fine ho messo questo, per il semplice motivo che, nonostante la storia tremendamente banale, perché la storia è banale, è probabilmente uno dei pochi film, se non tipo l'unico, che mi ha fatto piangere in sala. Io in sala, quando sono uscito di qua, mi sono accorto che c'avevo la lacrimuccia. Perché la storia è banale, ragazzi, è banalissima, è veramente tremendamente banale. Però questo film, cioè, Baz Luhrmann è un pazzo schizzato, a me piace un sacco, lui è tremendamente kitsch, Baz Luhrmann, è proprio, sto film è kitsch, ma in una maniera impressionante. Benvenuta Vic, è proprio esageratissimo su tantissimi punti di vista, sotto tantissimi punti di vista questo film, però secondo me l'idea di prendere, dato che vuoi fare un musical, di prendere i pezzi più famosi pop e non solo di quell'epoca o di 10 anni, perché Moulin Rouge pure è degli anni 90, forse inizi 2000, vediamo. Moulin Rouge, di che anno è? 2001. Quindi, di prendere le musiche più conosciute dell'epoca, e non solo, comunque le più famose fino ad allora, e di riarrangiarle, mischiarle, cambiando i testi, cambiando tutto per raccontare la storia, per me è stata un'idea geniale. Ewan McGregor è bravissimo. E anche lei, ovviamente, Nicole Kidman è molto brava, e la scena, il tango di Roxanne, è una roba, per me è stata una roba da pelle d'oca. Io amo il teatro, amo il cinema, e questo è un mix fra le due cose, con una colonna sonora pazzesca, la colonna sonora è stupenda. E quindi anche la storia, tremendamente banale, perché la storia è banale, alla fine ti entra dentro in modo diverso rispetto a una qualsiasi altra storia banale normale, quale può essere pure quella di Titanic, una storia banale, pure quella di Avatar, la storia alla fine è banale, il concetto della storia alla fine è banale, ma come viene arricchita qua dentro, come viene infiocchettata, le scenografie, la regia, ci sono delle cose pazzesche di regia, le scenografie e tutto, poi se vedete i contenuti speciali si vede quanto ci hanno lavorato e come ci hanno lavorato, perché sono in continuazione balli, ci sono tanti, ci sono quei musical dove
sono pochissime persone, no, in scena, magari solo i protagonisti. Qui invece ci sono, tipo nel tango di Roxanne, non so quante persone c'è, ci sono. C'è un'altra scena con, dove hanno utilizzato, preso spunto, like a Virgin di Madonna, che ci sono i camerieri ballerini, c'è un'altra scena iper mega complicata, è bellissimo, bellissimo. E non c'è altro da dire. Stupendo. Stupendo, veramente da incredibile, incredibile. Fra l'altro è un film che se son cacchiati tutti, che non ha ricevuto nessun Oscar e credo neanche nessuna nomination, semplicemente perché è tutto Nicole Kidman è australiana, mi credo anche Baz Luhrmann sia australiano, comunque di base è stato prodotto in Australia. E quindi no, gli americani, figurati se possono dare, potevano dare un Oscar a gente che era stato a un film prodotto completamente in Australia, no, ai tempi. Non mi ricordo, no, non voglio parlare degli Oscar, ragazzi, perché se parlo degli Oscar non ce la finiamo più, perché manda a fanculo tutti quelli degli Oscar. Quindi, ma storia tristissima. Da quella storia tristissima, che è Moulin Rouge, che alla fine, vi ripeto, un pochino, voglio vedere di che anno è quest'altro, che un pochino comunque ti rimane, vi ripeto, per me la storia è banale, però tutto il corollario che attorno permette alla storia di essere importante, fino, cioè, molto importante. Altro film, completamente genere diverso, completamente un'altra roba, ma uno dei film che è riuscito a farmi ridere, quindi proprio cambiamo completamente, a farmi ridere dall'inizio alla fine. E anche un altro film che ho visto e rivisto fino a vomitare, ed è uno di quei film che in situazioni brutte, perché spesso succede, no? Diciamo sempre che una musica ti può svoltare la giornata, anche un film te la può svoltare la sera. Benvenuto a Giando. No, non è Ghostbusters. Non è Ghostbusters. Io amo Ghostbusters, ma questo film mi fa ridere di più. Ma la prima volta che l'ho visto, lo vidi in videocassetta. A mio padre regalarono la videocassetta. Lo vidi in videocassetta e ho pianto dalle risate, perché non ce la facevo più. Allora, Michele, il tema sono, come dovrebbe dire il titolo del video, i film che hanno segnato particolarmente la mia vita, che sono molto importanti nella mia vita per un determinato motivo. No, non è italiano questo film, ma ragazzi, se non l'avete visto questo se non l'avete visto, siete dei criminali. Questo è un film che fa ridere. Questo. Non c'è nessun altro film che fa ridere come questo. Si può fare Lupo Lulà, Castello Lulì, o Castello Lulì, Lupo... No, Lupo Lulà, Castello Lulì. Questo. No, è questo dopo Moulin Rouge. Questo. Ragazzi, questo film è l'apoteosi della risata. Quanto riso costo coso non si può capire. Dottor Frankenstein, cioè Frau Blücher, e ogni volta si sentono i cavalli, è geniale, geniale. Rimetta a posto la candela, ma quanto faceva ridere quella scena della candela con questo che girava nella libreria, quanto faceva ridere quella roba, raga, dai. È bellissimo questo film, è incredibile. La gobba, quale gobba? C'era quello così. Il destino è quel che è, non c'è scampo più per me, dai. Cioè, vedete? No, al sapone, devi vederlo. Frankenstein Junior è un film del 1974, regia di Mel Brooks, con il compianto Gene Wilder e altra gente che non ricordo.
Ragazzi, è assolutamente da vedere. La regia è di Mel Brooks, il soggetto è di Mel Brooks e Gene Wilder, questo tipo qua che è il dottor Frankenstein. Ragazzi, è assolutamente da vedere. Ed è, vi ripeto, quel film che svolta la giornata. Mi ricordo appunto questo giorno in cui mio padre arrivò con questa videocassetta, neanche lui lo conosceva, che gli avevano regalato. E allora era, non mi ricordo neanche che anno era quando arrivò sta videocassetta, ma sempre fine 80, inizi anni 90, poteva essere 92, 93, una roba del genere, adesso esattamente non ricordo. Però era uno dei pochi film di Brooks senza Ezio Greggio. Diciamo che era uno di quei film quando Brooks ancora ci stava con la testa. Poi purtroppo ha incontrato Ezio Greggio, ma quella è un'altra storia. Ezio Greggio adora Mel Brooks comunque. Quindi arrivò sta videocassetta, incuriositi da questa cosa. Benvenuto ad Angelo. Incuriositi da questa cosa, perché ovviamente conoscevo il film di Frankenstein, conoscevo la storia di Frankenstein, perché da ragazzina avevo letto il libro di Frankenstein, molto molto bello, e Frankenstein Junior nella mia testa era il continuo di Frankenstein, no? Non avevo idea, non avevo minimamente idea. E Il film inizialmente Wyatt, capito Wyatt, sono d'accordissimo alla tesi dell'incontro con Greggio, purtroppo sì. E nella mia testa il film era appunto il continuo di Frankenstein, o comunque una cosa che veniva prima, una roba del genere. E quindi mettiamo sta videocassetta e il film inizialmente sembra serio, poi cominciano a succedere quelle cose dentro la sala, perché il film inizia in questa scena dove c'è il dottor Frankenstein che sta facendo una lezione. Ci sono, è più o meno seria la scena, ma ci sono quei due tre dettagli che sono divertenti, ma cose piccole però che fanno ridere. E quindi, ma aspetta, ma allora non è proprio cioè è un continuo, perché comunque stanno parlando di qualcosa dopo Frankenstein, ma fa ridere. E siamo andati avanti. Quando si pianta il bisturi nella gamba, ma lo stesso vecchio quando gli mette il collare qua dietro che lo blocca, che lui rimane tipo, gli si incrociano gli occhi, rimane così per un po', e poi appena glielo leva casca. Già una cazzata quando lui dice al vecchietto di fare una cosa, il vecchietto lo fa e lui gli dà il biscottino. Cioè è una cretinata, sono veramente quelle cose minuscole che però fanno ridere. Non serve necessariamente il mamma mia che dolore, ste cazzate qua, no? Una stupidaggine. Alza la gamba, lui alza la gamba, la può abbassare, prego, tutti applaudono e lui gli dà il biscottino. Una cretinata, però è geniale. Benvenuto anche a Deneidi. Ragazzi, siamo tantissimi, che bello. E beh, latte sopperso, geniale. Un altro film, un altro. Questo ero piccolo. Correva l'anno 1985, nel mio caso era l'86 o l'87, credo l'87. No, sto dicendo una cazzata, io non... Sì, poteva essere l'87, avevo 7-8 anni, più o meno, forse 9, forse era l'89, una cosa del genere. Al sapone rotto il cazzo, li indovini tutti. Ritorno al futuro, ragazzi. Questo è un cofanetto, edizione speciale, che è uscito quando ero in Francia. Infatti il è in francese. E c'è sia la lingua inglese, italiano e francese dentro. La trilogia. Ragazzi, questo è un altro di quei film che mi ha fatto smattare completamente. Io con questo sono completamente uscito pazzo.
E la cosa divertente qual è? Questo è uscito in un periodo, io l'ho visto in televisione, e il film è dell'85, quindi in Italia in televisione l'avrò visto nell'87-88, una roba del genere, probabilmente anche 89. E mi ricordo, e sapete quelle cose particolarmente importanti nella propria vita che ti rimangono stampate nella testa, non è importante l'anno, non è importante il periodo in cui siano successe? Mi ricordo questa scena, la pubblicità su Italia 1 e mia zia, la sorella di mia madre che era in cucina da noi, mi fa vieni, io ero piccolo, mi fa questo lo devi vedere, ho detto no perché, e vedevo la scena in cui nella pubblicità si vedeva la scena in cui Doc sostanzialmente nel momento in cui era arrivato prendeva il cavo quando stava per passare il fulmine, no? Quindi lui prende il cavo, tipo c'è il fulmine e cade a terra. Io vedo quella scena e la mia testa da ragazzino di 8-9 anni lo interpreta subito come un film violento o un film brutto. Allora faccio zia, no, non lo voglio, io non le voglio vedere queste cose, non lo voglio vedere, vedi è brutto, cioè che cos'è questa scena? E mia zia mi ha detto no, questo devi vederlo, non è quello che hai visto, è completamente un'altra cosa, devi vederlo. Ok, la sera in cui è andato in TV, tipo 2 giorni dopo, benvenuto a Sabra Cadabra. 2 giorni dopo, mia zia abita al piano di sotto, casa mia sono 3 piani, al primo piano c'è mia nonna, al piano di mezzo c'è mia zia e all'ultimo piano ci siamo noi. Io non abito più in quella casa da 15 anni, però giusto per farvi capire. Mia zia sale su. Alle 8:15, i film all'epoca erano alle 20:30, su Italia 1 precisi, sale su, proprio prende il televisore, mette su Italia 1, mi si siede accanto e mi fa, ora ce lo vediamo insieme, lo ricordo benissimo, ci sediamo lì e parte, Ritorno al futuro parte prima. Ragazzi, per colpa di questo film io non so quanti modellini di macchinette Burago ho fatto a pezzi, non so quanti modellini di macchinette gli ho attaccato i cosi dietro, quelli per l'aria, non so a quanti ho provato ad attaccare luci e lucine, non so quante ne ho lanciate, non so quante batterie ho collegato. Io c'avevo... mia sorella c'aveva la casa dei Playmobil, alla casa dei Playmobil è stato attaccato un orologio, quante volte ho cercato di rifare il plastico che si vede nella scena dove Doc spiega a Marty cosa dovevano fare, cosa stava preparando, non lo so, cioè proprio no, veramente non lo so. Ho distrutto tutto, smontato qualunque macchinetta, addirittura c'è stato un anno in cui mi ero convinto che io potevo fare volare un modellino di una macchina, l'ho fatta a pezzi, fatta completamente a pezzi, perché cercavo di montargli dei motorini con delle eliche per farla volare, ne ero convinto che potevo farlo. Questo film mi ha distrutto un cervello, mi ha completamente rincoglionito questo film. In quel periodo volevo il gruppo musicale, dopo con i miei amici, impazzito, completamente, totalmente impazzito. Per questo vi dico che questi sono i film che hanno segnato la mia vita in qualche modo, perché dopo un film del genere sono veramente uscito stupido, tremendamente stupido. The Power of Love, io avevo una cassetta quando c'era ancora le cassette, il mangianastri, io c'avevo una cassetta dove c'era solo The Power of Love, ma c'era The Power of Love registrata, c'era un lato dove c'era The Power of Love, finiva e ricominciava, cioè scusate, mi faccio arrestare da qual è questa?
Non lo so. È una stupidaggine. Daniele, lascia perdere i viaggi nel tempo. Io ero convinto che erano possibili perché la forza di questo film è stata, per un ragazzino, di rendertelo possibile, cioè di darti una spiegazione più o meno logica che tu potevi tranquillamente seguire perché era proprio semplice. E quindi era possibile. Lascia stare Endgame, Tony, stiamo parlando di Ritorno al Futuro, non puoi mettere Endgame in mezzo. Era possibilissimo viaggiare nel tempo, con la loro logica. E la macchina, perché prima i viaggi nel tempo si erano visti molte volte, c'era una serie, che adesso non mi ricordo come si chiama, dove il viaggio nel tempo sostanzialmente ti dava anche la possibilità di viaggiare nello spazio. Quindi io potevo stare nel mio tempo qui adesso, potevo viaggiare nel tempo e ritrovarmi da un'altra parte anni addietro. Invece loro, giustamente, ehi tu porco, leva le mani addosso, io c'avevo le mail. Qualche anno fa abbiamo fatto una roba su YouTube, quando c'avevo il canale YouTube, che è una sorta di caccia al tesoro per Doctor Who, esatto. No, ma un'altra serie prima di Doctor Who. Quindi stavo dicendo una caccia al tesoro per Parigi. E alla fine, nella mappa di Parigi, si faceva su internet questa cosa: dovevi unire dei punti. Unendo dei punti, ovviamente arrivavi al flusso canalizzatore. E quindi la mail era: ehi tu porco, levale le mani dosso, @gmail.com. Ero orgogliosissimo di questa mail. Ragazzi, Ritorno al futuro. Cosa ne pensi di chi crede parassiti temporali? Secondo me, sai cos'è? Il viaggio nel tempo non esiste, quindi fino a quando non si fa, tutti possono criticare tutto. Grande Giove! La scena di Big Bang Theory sulla teoria del viaggio nel tempo è fantastica, in inglese rende molto di più che in italiano, assolutamente. Qua. Sempre, comunque, in ogni caso. Ritorniamo all'altra musica, scusate se non mi arrestano. Bellissimo. Questo è bellissimo. Dei tre, il mio preferito è il primo, in assoluto. Il secondo è molto bello. Il terzo è quello che perde un po', ma nelle trilogie è quasi sempre così. Capita difficilmente che il terzo funzioni. Quasi sempre i primi due sono i migliori. Ciao Bugli, benvenuto. Si capita difficilmente, esatto, Spider-Man 3 è un esempio, ma non sempre. E adesso ne andremo a vedere uno dove il terzo forse è il migliore di tutti. Ma no. Questo però il terzo comunque regge. C'è stato un periodo dove si è parlato di Ritorno al Futuro 4. Ne hanno parlato parecchio. Ora, a parte che Michael J. Fox, per chi non lo sapesse, ha l'Alzheimer, ma credo che lo sanno tutti, c'è anche una fondazione per la questione dell'Alzheimer, eccetera, quindi sarebbe impossibile per lui farlo. Però se ne parlava parecchio, si è parlato di un reboot, si è parlato di un ponzi... Il Parkinson, giusto, non l'Alzheimer, giusto, grazie al sapone il Parkinson, bravi. Ma il regista Robert Zemeckis, che ha parte dei diritti del film, ha giurato sulla sua vita dicendo: fino a quando io sarò in vita non esisterà un seguito di Ritorno al Futuro, non esisterà un reboot di Ritorno al Futuro. Cioè, quando io sarò morto, cioè, spero che la mia famiglia, che erediterà i diritti, non li rivenda, dice, ma io posso parlare per me e non per, ne e per nessun altro. Quindi, giustamente, ma lui ha giurato di non vendere i diritti. Ragazzi, ci sono delle storie dietro Ritorno al Futuro, dietro alla DeLorean, ci sono dei documentari che parlano di... In America ci sono gente che fanno i raduni con la DeLorean. Ci sono persone che si sono incontrate, sono innamorate a questi raduni. Ci sono gli attori che ogni tanto in questi raduni ci vanno perché Ritorno al Futuro è Ritorno al Futuro. C'è niente da fare.
Cambiamo genere. Le ultime sono praticamente delle saghe. Tutto sono delle, tutte delle saghe. È un'oretta, siamo un'oretta. Cioè, ce ne abbiamo per non tantissimo ancora. Allora, vediamo questo di che anno è. E anche se dovrei, questo dovremmo essere sul 79, esatto, 1979. Allora, cambiamo genere. Questo è il primo film del genere che io ho visto. Io di questo tipo qua è il primo del genere. E mi ricordo che lo vidi sempre con le mie cugine Anna, Gaia e Carlotta in estate. C'era questa cosa negli anni 80-90 che in estate sì, c'era, l'avevo detto qualche giorno fa, si faceva Italia 1, faceva Notte Horror. E quindi c'erano tutti questi film horror, che Notte Horror per Italia 1 era dopo le 10:30, cioè il film cominciava alle 10:30, adesso Notte Horror sarebbe mezzanotte, sono addirittura più avanti, ai tempi era alle 10:30. E vedemmo per esempio Nightmare, terrorizzato, Nightmare ero veramente terrorizzato, mi piacque, molto bello eccetera, però va bene così. Vedemmo Venerdì 13, vedemmo tutta una serie di film, perché a quell'ora, quando negli anni 80-90, si potevano vedere. Poi un giorno vedemmo questo film. Io di questo film ne innamorai fino alla follia, perché era un film bello, bello filmicamente, artisticamente, scenograficamente, la storia era molto bella e il mostro, perché è un film con il mostro, era tremendamente credibile. Ed è uno dei pochi film degli anni 70 che parlano di un mostro che sono veramente... dai, Vash, ti prego. Brian Di Nazza. Uno dei pochi film degli anni 80-90 che parlano di un mostro, che hanno un mostro dentro, dove il mostro si vede nei momenti giusti. Si vede, perché si deve vedere, fa cagare sotto ed è bello. Immagino che dal simbolo avete capito di che cosa stiamo parlando. Questa è l'edizione DVD. Edizione DVD. Non ho il Blu-ray. Questa edizione ai tempi mi costò un sacco di soldi. Benvenuta a D'Artagnan. Questa è l'edizione DVD dove ci sono i primi quattro film. C'è Alien 1, Alien 2, Alien 3 e Alien 4. Alien contro Predator, facciamo finta che non l'hanno mai fatto. Allora, io intanto vi stavo parlando del primo Alien. Sigourney Weaver protagonista, insieme c'è anche Ian Holm, ed è veramente... Martina, a te te ne piacciono solo due, a me piacciono tutte e quattro, in un modo o in un altro. Cos'è la cosa che mi piace di più della saga di Alien? A parte il mostro è bello, cioè non è brutto, è proprio bello, è spaventoso, ma è bello, ha proprio delle linee stupende, è proprio artisticamente, proprio come è disegnato, come è progettato, è bellissimo, è bellissimo. L'artista mi pare che si chiama Geiger, adesso non mi ricordo, vediamo se lo trovo scritto, ma credo sia Geiger, vediamo se lo trovo scritto. Il regista, ok, sì, Geiger, esatto, il regista è Ridley Scott, il quale anche lui detiene dei diritti sulla storia, sul film. E Prometheus and Alien Covenant, adesso Dimitri ci arriviamo, adesso ci arrivo. Non piace, in che senso, ma non c'è, l'alien non parla, fa solo e t'ammazza, non parla, non dice niente.
Stavo rispondendo a Ibis che dice: a me non piace la lingua del... Ah, la lingua, dici il coso all'interno. Ok. Avevo capito la lingua nel senso di lingua. Aspettate che Adriano Santucci manda delle cose che probabilmente ci devo stare attento. Scusate un attimo, ragazzi, roba di lavoro. Questo ci se, può essere che devo darci, starci attento subito. No. Ok. Stavo dicendo, quindi, non mi ricordo. Ah, fra l'altro, gli effetti speciali dell'Alien sono di Carlo Rambaldi. Carlo Rambaldi è colui che creò E.T., creò il mostro di E.T., il mostro, l'alieno di E.T. Sigourney Weaver era ai suoi primi film, sostanzialmente ancora non la conosceva nessuno. Ci sono nel Blu-ray, ci sono i provini di Sigourney Weaver, ci sono i provini di... Ciao, Dissipazio. Sarebbe dissipatio, ma tio si legge z, quindi dissipazio. Ed era un film tremendamente sperimentale per l'epoca, perché era una roba nuova. Era una roba strana, nuova, eccetera. E il film ovviamente spaccò il culo ai passeri. Il secondo, il bello della saga di Alien, è che sono quattro film con un tema centrale che è sempre questo xenomorfo, questo alieno, che sostanzialmente la cosa bella è che non si dice mai niente dell'alieno se non è una creatura che te vuole menà, de base, punto. Il sistema di riproduzione di quest'alieno era geniale perché aveva, cioè l'essere umano non veniva ucciso semplicemente perché l'alieno era stronzo e cattivo e te voleva ammazzare. L'essere umano serviva da incubatore per la nascita del nuovo alieno, quindi era proprio fighissimo. Ipetrak, benvenuto. È proprio fighissima pure questa cosa, no? Cioè l'idea del perché le persone venivano prese, venivano uccise, venivano sequestrate e portate via. La cosa bella appunto della quadrilogia, sto parlando di questi quattro per il momento, quindi Alien, Aliens, scontro finale, Alien 3 e Alien la Resurrection, che sarebbe la clonazione. E comunque sono quattro film, tutti e quattro diversi. Il primo è il classico, è inutile che ti chieda che ne pensi di Alien vs Predator 2, bravissimo D'Artagnan, ma anche Alien vs Predator 1 è inutile, me lo chiedi. Il primo era iconico, ovviamente iconico, ed era un alieno dentro un'astronave ed è uno solo che crea il panico dappertutto. Nel secondo film, invece, c'erano tantissimi alieni, arrivano i militari, quindi c'era la necessità, dal punto di vista filmico, ovviamente, di fare tutto più grosso. E l'idea geniale è stata quella di: ok, abbiamo i militari, abbiamo una stazione spaziale intera, quindi l'alieno non può essere uno. Gli alieni sono un'infinità, sono un botto, e gli alieni sono tantissimi. C'è sempre il nemico numero uno, che è l'alieno madre, cioè che è la madre, la regina. La battuta era qualcosa con puttana, cioè rai tu puttana, lasciala stare, una cosa del genere. C'è la battuta famosissima di lei dentro l'ascensore mentre che sta litigando con la regina degli alien, sta litigando, se sta a menà con la regina degli alien. È una battuta che poi, fra l'altro, è stata pure cambiata in un altro doppiaggio. Per esempio, se non mi ricordo male, nella videocassetta c'era una battuta, poi in onda ne andrò un'altra perché diceva o puttana o una cosa del genere, e quindi l'hanno cambiata la battuta di Sigourney Weaver. E quindi il secondo, più gente, più armi,
più alieni, perché nel primo armi non ce n'erano, nel secondo gli metti le armi, quindi devi aumentare il fattore rischio, quindi gli alieni sono tanti, la struttura è tremendamente labirintica, un po' come nel primo, ma qui da un certo punto di vista ancora di più, tutto si ingrandisce, perché poi capirai, da Ridley Scott passa a James Cameron, se almeno non esagera esponenzialmente rispetto a quello che aveva fatto prima, non c'era possibilità, quindi doveva esponenzialmente esagerare e diventa maledetta, e le vostre vite non, è una cosa del genere, cioè, e quindi doveva esagerare per forza. Il terzo ha avuto una gestazione un po' complicata, il terzo Alien, perché praticamente volevano necessariamente farlo perché il secondo fece molto più successo del primo e fu tremendamente amato da tutti, e quindi avevano questa voglia tremenda di fare il terzo, e ci furono diverse storie di mezzo perché non riuscivano a capire dove dovevano andare, perché in questi film c'è sempre, soprattutto quando devi seguire quello che era successo prima, c'è sempre un po' abbiamo lasciato la storia qui, come la riprendiamo? Quindi nel secondo film avevano lasciato lei, la bambina, e X, mezzo morto e mezzo vivo, quindi uno dei militari che era con loro. Quindi come li riprendiamo questi, come ce li ritiriamo fuori e soprattutto dove li mandiamo? Allora, inizialmente si era pensato a un film ambientato dentro in un pianeta, sopra un pianeta, che sostanzialmente era un enorme monastero ed era tutto completamente fatto di legno. Cioè qualunque cosa, qualunque struttura era completamente di legno. E i protagonisti dovevano essere, cioè lei si doveva ritrovare dentro questa colonia dove erano tutti dei preti. E la cosa inizialmente piacque, poi a livello di produzione si ritrovarono dei problemi, perché comunque l'alien idealmente il legno lo sbraga così. Quindi come cacchio fai, cosa ti inventi, visto che non volevano armi, perché nel secondo armi ne avevano viste troppe, quindi non volevano armi, un po' come nel primo. Come fai a liberarti di questo coso? Se non ho armi e qualunque cosa gli tiro in testa è fatta di legno. Come cavolo si può fare? Allora, sostanzialmente questa cosa della casa di legno cambiò dice dopo ieri non voglio sentir nominare preti per un po'. Quindi questo pianeta fatto tutto quanto di legno, semplicemente abitato da dei preti, cambiò in una colonia penale. Perché era comunque un modo per non mettergli armi, perché è una colonia penale e di conseguenza non gli mettiamo troppe armi, anzi non gliene mettiamo proprio, perché essendo un carcere è meglio non dargli le armi. L'idea geniale fu di creare una colonia penale dove armi non ce ne sono, perché sostanzialmente non è più una colonia penale attiva, ma in realtà volevano smantellarla, ci sono solo pochissimi quelli che sono rimasti lì, quindi sono comunque senza armi. I protagonisti sono pochi, perché un po' di gente da fa fuori la devi trovare un film del genere, perché la gente che deve morire a turno ci deve stare, perché sennò il bello dov'è? Sono proprio le pedine, a un certo punto, vabbè, quali sono quelli che morono prima? E gli devi trovare. E quindi questa fu l'idea, la genialata. Ciao Gio Morbino, buonasera a te. Quale fu la questione? La questione fu il regista David Fincher, il regista del terzo. David Fincher era conosciuto all'epoca solo ed esclusivamente per dei videoclip, che riusciva a girare in maniera molto veloce, riusciva ad avere sempre quelle due o tre trovate geniali. Allora proposero a lui la regia. Lui non era molto convinto, però ovviamente arriva la 20th Century Fox, che è sempre la 20th Century Fox, e ti propone quello che potrebbe essere uno dei seguiti più interessanti della stagione cinematografica, perché stiamo parlando di Alien. Ovviamente David Fincher dice sì, accetta immediatamente la proposta. Solo che David Fincher si ritrovò a girare questo film dove sostanzialmente la sceneggiatura gli arrivava ogni giorno. Cioè lui sapeva, la prima regola di Alien 3 non parlare di Alien 3, lui sapeva, come sapevano tutti, qual era la macro storia, però non sapeva cosa andava a girare in quel periodo.
Alien 3 credo che sia uscito prima di Seven. Sì, Alien 3 è del 70. No, che cazzo sto dicendo? Aspetta. Che sia uscito prima di Seven. Mi pare. E che sia uscito dopo. Alien 3 è del 92. Andiamo a vedere David Fincher. La sua filmografia, per essere sicuri. Mi pare che sia uscito prima. E all'epoca aveva solo fatto videoclip. Ne aveva fatti un botto, fra l'altro. Sì. Allora, all'epoca aveva fatto solo un documentario che si chiama The Beat of the Live Drum dell'85. E Alien 3 fu sostanzialmente il suo primo film nel 1992. Seven uscì dopo nel 95. Ciao, Lore Cos, si parla di film. Quindi, sostanzialmente lui ogni mattina arrivava sul set e si ritrovava la sceneggiatura con quello che doveva girare. In pratica, quindi fu un film molto molto difficile. La cosa bella dal punto di vista dell'Alien per questo terzo film è che l'Alien ovviamente da tanti diventano uno. E la cosa interessante è che l'Alien non nasce da un essere umano, ma nasce da un cane. Quindi le particolarità che aveva quest'alien, il modo di muoversi, il modo di attaccare, il modo di trovare le persone, era completamente diverso rispetto agli alien di prima. Quindi la novità era questa, perché era un ibrido fra l'alieno e un animale. Quindi infatti lui non corre su due zampe, ma corre su quattro zampe. Ci sono verso le scene finali dove corrono dentro i corridoi e si inseguono da lui, che è fighissimo. Ancora sempre effetti speciali vecchio stile, stiamo parlando del 92, quindi niente di che. Il super olfatto, cioè, era veramente fighissimo. Quindi la cosa bella è proprio questa: finora tre film con la stessa cosa al centro. Al centro assolutamente la stessa cosa, ma trattata in tre modi completamente diversi. Il quarto Alien, Alien Resurrection, e si chiama Resurrection perché, raga, perdonatemi, spoiler di Alien 3, tappatevi le orecchie. Alien 3 doveva segnare la fine della saga di Alien e quindi giustamente lei muore. L'ho detto che c'era lo spoiler. Del resto il quarto si chiama Alien Resurrection, quindi che fanno? Clonano. Trovano un modo per spiegare che l'hanno clonata. E si ritorna di nuovo alla formula di un botto di alien in giro per la base spaziale dove stavano. La cosa geniale qui, qual è stata? È stata che intanto il regista si chiama, è ancora vivo, Jean-Pierre Genet. Jean-Pierre Genet chi è? Jean-Pierre Genet è un regista francese che era uscito da poco con Benvenuto a Mr. Sommolo. Era un regista che era uscito, diciamo, da poco con tutta una serie di film molto particolari, fra i quali Il favoloso mondo di Amélie. Mi pare che esce prima di Alien 4. Andiamo ad assicurarcene. Perché aveva fatto altri film importanti, però se non ricordo male è stato proprio Il favoloso mondo di Amélie che lo portò sotto gli occhi della Fox. No, ho detto una cazzata, perché Il favoloso mondo di Amélie uscì dopo. Fu La città perduta, la Cité des enfants perdus. Il favoloso d'Amélie e mondo d'Amélie esce tanto dopo. Sì, fu La città perduta, la città dei bambini, la Cité des enfants perdus del 95. Quindi viene chiamato per girare Alien e lui giustamente, se vedete La città dei bambini perduti, o come l'hanno chiamata in Italia, La città perduta, effettivamente non c'è troppo un cazzo, c'è anche Delicatessen, c'è troppo un cazzo in quello che fa con Alien. Infatti lui stesso dice, ma perché? Cioè, perché me? Per fare un film di Alien? E la risposta della Fox è stata, proprio perché tu con Alien non c'entri niente, perché puoi portare quello che noi stiamo cercando, un film completamente diverso.
Ed effettivamente il film, a parte per la storia in generale, perché deve mantenere quella regola di essere completamente diverso l'uno dall'altro, riesce a essere diverso. Gli alien ridiventano tantissimi, lui gioca un sacco con tutta una serie di cliché che ci sono negli altri film. Negli altri film i protagonisti parlano spesso col computer di bordo della madre, il computer di bordo della nave che si chiama madre, mother. Lui il computer lo chiama pater. E questa è una piccola chicca di tante altre cose che cambiano completamente. E l'alien questa volta è un mix fra lei, quindi il personaggio di Sigourney Weaver, e l'alien originale. La cosa divertente, la particolarità è che all'interno del film si racconta come lei comunque abbia un collegamento con l'alieno, perché sostanzialmente nessuno era mai sopravvissuto alla nascita dell'alieno, ma lei sopravvive perché da lei lo estirpano, glielo tirano fuori questo alieno, quindi, e poi la ricuciono, quindi sostanzialmente l'alieno è vivo e lei è viva. E c'è questo strano collegamento, quindi per tutto il tempo non si capisce se lei è dalla parte dell'alieno, ma anche dalla parte loro, più dalla parte loro, più dalla parte dell'alieno, non si capisce. E alla fine del film, nella saga di Alien, è la prima volta che si intravede la Terra. E questa fu un'altra particolarità. Ragazzi, ho rotto troppo il cazzo con Alien. Bellissima, bellissimi tutti e quattro i film. Il primo è meraviglioso. Benvenuto a Conrad. Se non l'avete visto il primo Alien, vedetelo, perché tranquillamente si può affermare che Alien è un film che è invecchiato benissimo. Il mostro è credibile, fa ancora paura, funziona, non è ridicolo, è figo. E il mostro ovviamente è un costume. Non c'è niente di CGI, non c'è niente in 3D, è un costume. La sequenza finale dentro l'astronavina dove c'è lei, pazzesca. Altro film, altra saga, Prometheus. L'ho apprezzato la seconda volta che l'ho visto. Covenant l'ho apprezzato di più, ma qui c'è tutto un problema in realtà fra di quello che Ridley Scott pensa di Alien, perché lui è convinto che Alien ha un po' rotto le scatole, nel senso che l'alieno, c'è un'intervista dove lui dice che l'alieno se lo immaginava al forno con l'arancia in bocca, cioè bello cotto e cucinato e arrivederci grazie, non lo vuole nessuno, quando in realtà la gente vuole l'alieno. E infatti dopo Prometheus, dove l'alieno non si vede proprio, ma hanno provato a tirare fuori qualche altra cosa ed è andato male, hanno tirato fuori Covenant, dove c'è l'alieno, ovviamente, dove c'è lo xenomorfo. E già Covenant, per i miei gusti, a me piace di più di Prometheus in realtà, e lo trovo un bel film. Non mi piace la deriva che sta prendendo sul discorso degli androidi. Per me Alien non è l'androide, Alien deve parlare dell'alien, non deve parlare degli androidi. Non mi piace il fatto che si sta buttando troppo verso gli androidi. Poi capirai, il mio potere della Disney, giustamente dice Martina. Ieri sera mi sono sparato il primo John Wick, per me è una bomba, che ne pensi? Il primo sì, assolutamente una bomba. Tra l'altro, giustamente c'è Keanu Reeves. Sì, Prometheus secondo me è un gran bel film. Daniele, sai qual è il problema di Prometheus? Che io quando sono andato a vedere dal cinema, non ti dico, non ti racconto da quanto lo stavo aspettando e come lo stavo aspettando, ma percepivo i problemi. Percepivo i problemi che hanno avuto, percepivo proprio che al montaggio qualcuno ci aveva messo le mani, qualcuno che non doveva metterci le mani ci aveva messo le mani. Infatti poi sono uscite le varie notizie dove sto film al montaggio ci ha avuto diversi problemi, dove Ridley Scott è stato costretto a montarlo e rimontarlo più volte perché la produzione rompeva i coglioni, e alcune scene pure molto importanti che facevano di raccordo fra una situazione e l'altra sono state tranciate di netto, quindi improvvisamente si ci ritrova da una situazione a un'altra così. John Wick 2 e 3 non li ho visti, io ho visto solo il primo John Wick, il 2 e il 3 non li ho visti. Altro film,
Altro film, altra saga, sempre, scusate. Donnie Darko, aggiungo solo questo, Donnie Darko è brutto esattamente come quando era uscito la prima volta. La storia di Donnie Darko è molto divertente. Donnie Darko è uscito, l'hanno visto, ha fatto schifo, è stato un flop micidiale. Anni dopo l'hanno ricacciato fuori dicendo il film più bello di tutta la storia, e la gente se n'è convinta. Ma è un film di merda. Al sapone, Gravity non è un film, è un'esperienza. È un'esperienza, Gravity. Floating, mi dispiace, però a me non è piaciuto per niente Donnie Darko. Trovo troppo... È uno che se flasha si sogna il giorno della sua morte, e poi ci sono i conigli, le cose. Boh, non lo so, non mi è piaciuto. Forse non mi è piaciuto proprio perché sapevo che era già uscito il film in America e sapevo già che avevano detto tutti che era una porcata, che non era piaciuto a nessuno, quindi l'ho visto troppo come un'operazione commerciale, tirare via e ripresentare il film un'altra volta come il film più figo degli ultimi 20 anni, dopo che era palesemente un'operazione commerciale. Quindi ovviamente sono pareri, ci mancherebbe. Che per capirlo te devi leggere le spiegazioni esterne degli umori. E poi ne parliamo di David Lynch. Andiamo avanti con i DVD, i film che hanno dato importanza alla mia vita, eccetera eccetera. Quindi, altro film, altra saga. Saga che è diventata una saga per caso, sostanzialmente. Un po' come Ritorno al Futuro. Ritorno al Futuro, in realtà, doveva essere uno. Poi gli hanno, la Universal gli ha talmente tanto rotto le scatole che hanno tirato fuori pure il 2 e il 3. Ma in realtà Ritorno al Futuro doveva essere il primo. Bob Gale, che è lo sceneggiatore, dice: io non avrei mai infilato lei all'interno della macchina se dovevo fare un 2 o un 3. Avrei fatto un'altra cosa. Poi dice: col senno di poi sono contento di averlo fatto perché mi ha permesso di strutturare la storia del secondo. Ma la stessa cosa, tipo nel 2 non c'è il padre di Marty, che nella storia originale era prevista, ma non c'è perché l'attore all'epoca fece una richiesta economica troppo esagerata. La Universal disse: ma chi te se schioppa? E quindi dissero a Bob Gale: lui non ce l'hai. Fu la sua rovina, fu la rovina di quell'attore. Gli dissero: tu lui non ce l'hai, quindi trovati un sistema per cambiare la storia e raccontarla in un altro modo. E lui riuscì a inserire tutta la parte del futuro dove il padre è morto, bla bla bla, e il padre si vede solo su una foto. L'attore era Crispin Glover, se non ricordo male. Final Destination, il primo, un grandissimo film, io ho amato al sapone pure io, l'ho visto 2 volte al cinema, il primo Final Destination. Tiro fuori la saga perfetta. Il prossimo film è del 99 ed è un film che era il periodo, io avevo 19 anni all'epoca, ed era il periodo in cui andavo con un mio carissimo amico Sandro Liseni al cinema quasi ogni sera. Cioè, lui aveva la moto, che era il nostro unico mezzo per poter arrivare a Catania la sera, eccetera, perché ancora non avevamo la macchina, era un po' più complicato. Quindi lui aveva la moto, ogni sera andava al cinema. Ed era uscito questo trailer di questo film dove sostanzialmente si capiva e non si capiva un cazzo. Era un po': oddio, ma che sto vedendo? Ma cos'è? Ma di che stanno a parlare questi? Ma perché cos'è? Ma che senso c'ha? Oppure Austin Powers, questa è una possibilità. Secondo me la conclusione lineare di ciò che il regista ci voleva dire solo il titolo ha stabilizzato tutti gli spettatori, è visto qui. Capito, Daniele, io avevo 19 anni e tu ne avevi uno solo. Questo film diede un altro, sono tutti film che in un certo qual modo della mia vita hanno dato un qualcosa, e questo film invece impazzire dal punto di vista visivo, ovviamente, ma anche per la storia che raccontava dentro, perché era un blockbuster gigante dove
spingere con gli effetti speciali così tanto non era solo per lo spettacolo, per la spettacolarità. Spingere negli effetti speciali così tanto era anche per raccontare quella storia che è rimasta, l'avevate indovinato tutti, che è rimasta assolutamente fra le storie e le saghe più belle della storia del cinema. Ora, qui ci sarebbero tante cose da dire dal punto di vista saga, perché anche Matrix, dal punto di vista visivo, Austin Powers con Beyoncé, vabbè, certo, hai ragione. Qui c'è, esatto, giustamente come dice Wash, ci sarebbe molto da dire dal punto di vista saga, perché anche Matrix è sostanzialmente un film dove, fatto il primo, che il primo era comunque un film molto difficile da produrre, perché fare entrare nella testa delle persone quel tipo di racconto, parlare di quel tipo di cultura, avere quel budget, perché comunque c'era tutta una sperimentazione sugli effetti speciali di un certo tipo, c'era il tizio degli effetti speciali, si chiama John Gaeta, che era diventato matto per sperimentarsi tutta quanta questa cosa con le macchine fotografiche, eccetera. E dopo il successo del primo, ovviamente, tirarono fuori a pacchetto 2 e 3. Ma la maggior parte delle volte, quando c'è una trilogia, c'è sempre solo... Tipo, Il Signore degli Anelli fu uno di quelli che praticamente è stato... Già lo sapevano all'inizio che ne avrebbero fatti 3. In questo caso era uno. E a un certo punto, dopo i soldi e il successo del primo, decisero di fare pure Matrix 2 e 3. Infatti il primo l'hanno girato, poi non hanno girato più niente, e poi hanno girato il secondo e il terzo. Scusate. Ok. Poi hanno girato il secondo e il terzo. Che vi devo dire, ragazzi? Matrix 1 ha veramente sconvolto il mondo del cinema, il modo di... lavorare agli effetti speciali e il tipo di importanza che si deve dare agli effetti speciali, e soprattutto il modo come utilizzare gli effetti speciali. Scusate un attimo, a questo gli devo dare retta un attimo. Che vuole? Scusate. Quindi dicevo, il tipo di importanza che viene data agli effetti speciali e il modo come si possono trattare gli effetti speciali e come gli effetti speciali potevano aiutare a raccontare la storia. È quel caso in cui si cominciano a rendere conto che gli effetti speciali non servono solo ad abbellire qualcosa. Non è come Tesoro mi si sono ristretti i ragazzi, o... anche là erano utili gli effetti speciali, ma sempre più a un certo punto, cioè nel senso che il film non vengono utilizzati solo, non è solo un film di effetti speciali, ma è un film di contenuto dove gli effetti speciali arricchiscono in una maniera incredibile la storia. Ho scoperto che Bullet Time è un marchio registrato Warner Bros. Assolutamente. E Santucci che si lamenta che hai tolto Benedetta alla moglie. Benedetta che chiede se può mettere Twilight 2 a volte alla classifica, vabbè. Quindi, Matrix, il primo, tira fuori un po' di più di come già era conosciuto prima Keanu Reeves. Tira fuori Lawrence Fishburne, che ovviamente creano questi personaggi incredibili. Fa diventare pazzi completamente... i fratelli Wachowski, che anni dopo diventano le sorelle Wachowski, una cosa incredibile, tutte e due da maschi diventano tutte e due donne, non si sa perché, capisco uno, ma tutte e due insieme una certa hanno sbroccato, e crea fuori un universo incredibile dal quale escono fuori pure gli Animatrix,
In questo cofanetto ci sono i tre film di Matrix più gli Animatrix più un doppio, triplo Blu-ray e DVD pieno di effetti di contenuti speciali per gli effetti speciali. Ed è pazzesco. Pazzesco, scusate, io purtroppo a questo. Ok. Bellissimo. Bellissimo. Non so se ovviamente li avete visti tutti questi film. Sono d'accordo con chi prima ha scritto, adesso non mi ricordo chi l'ha scritto, che per lui Matrix è solo il primo. Sì, perché il 2 e il 3 ancora il 2 ancora Iapo fa, il terzo assolutamente no. Il terzo proprio è il terzo è brutto e noioso. Di base è noioso. Gli Animatrix non è uno Animatrix, sono più di uno, sono tutta una serie di cortometraggi animati che raccontano delle storie parallele. C'è quello più conosciuto, si chiama L'ultimo volo dell'Osiride. L'Osiride è una dell'Osiris, è una delle astronavi che non mi ricordo se è nel primo o nel secondo Matrix. Diciamo fa avere il messaggio che le macchine stanno arrivando a rompere il culo a tutti. Poi c'è un altro di questi che racconta della storia di uno dei ragazzini. Cioè nel terzo Matrix si vede c'è un ragazzino giovane che è fissato, che deve stare appresso a Neo, che deve aiutare Neo. Benvenuto a Pestilence, che deve aiutare Neo, che sta in trip con Neo, eccetera, eccetera, e c'è la storia di come Neo lo ha salvato, lo ha liberato. E poi ci sono altri cortometraggi con altre storie, tutte di tecniche di animazione completamente diverse l'uno dall'altro. Questa saga come ha inciso nella tua vita? Questa saga ha inciso nella mia vita facendomi aprire gli occhi verso un genere che prima avevo un po' snobbato, che è quello della fantascienza di questo tipo. E mi ha dato una fissa verso il mondo degli effetti speciali utilizzati in un certo modo, verso l'arte digitale, perché qui c'è molto arte digitale dentro. Esatto, il ragazzo che gli sta molto dietro al terzo film. No, ci sono i generi ovviamente, però in realtà ho ragione, sono uscito, piega i cucchiaini. E poi ho provato a piegare i cucchiaini con la mente, ma non ci riesco. Matrix, dove sono tre, ma facciamo finta che ce n'è uno. Mo stanno a far quarto. Stavano a provare a far quattro. Chi vivrà vedrà. Altra saga, vi do l'anno, non c'è l'anno. Ah, ecco qua l'anno. Stanno facendo anche gli Avatar nuovi, sì, lo so. Allora, altra saga, inizio anni 80. La prima volta non ho visto il primo, è una saga. Non ho visto il primo, ho visto quello di mezzo. È una saga di tre film, ho visto quello di mezzo, fu il primo che vidi, sempre in televisione, con mia madre. Io avevo la febbre, stavo a letto, e quella sera vagavo, è stato tipo, ero piccolino, non c'avevo la televisione in stanza all'epoca, però mi misero una televisione in stanza proprio perché, avendo la febbre, almeno potevo avere qualcosa in stanza da fare, visto che dovevo stare a letto. La musica è questa.
Questa è l'edizione DVD dove ci sono i primi tre. Perché ragazzi, Indiana Jones sono i primi tre. Dimentichiamoci totalmente di quella roba che è uscita anni dopo, che chiamarono Indiana Jones e il teschio di cristallo. Il problema di Indiana Jones è sempre stato uno, e cioè George Lucas. George Lucas nella sua vita ha fatto una cosa buona, che è avere l'idea per il primo Star Wars, dopodiché basta. Purtroppo George Lucas ha avuto anche l'idea di questo, ma grazie a Dio si rese conto che non era il caso di farlo lui, e lo fece fare a un suo carissimo amico che è Stefano Spielberg. Stefano Spielberg. Indiana Jones è una roba nata in maniera un po' particolare, perché praticamente non si sapeva che cosa doveva essere. Volevano questo avventuriero, volevano questo personaggio strano che era sia un accademico sia un uomo di avventura. Era una roba un po' particolare, e la ricerca del personaggio, cioè dell'attore che doveva interpretarlo, fu una cosa un po' difficile, perché Spielberg voleva Harrison Ford, George Lucas non voleva usare Harrison Ford perché già aveva utilizzato Harrison Ford per Star Wars, e quindi disse: ma io non voglio sempre schiantare dentro lo stesso attore. Ma benvenuto all'Ale. Inizialmente doveva essere Tom Selleck, bravo Ale. Infatti, data la pressione di Lucas verso la presenza di Harrison Ford, che a lui non voleva, a posto di Harrison Ford doveva esserci Tom Selleck. Poi, siccome Spielberg insisteva parecchio sulla cosa, e Lucas disse: vabbè, facciamo una cosa, visto che tu su Star Wars avevi ragione su tutta una serie di cose, facciamo che ti do ragione, facciamolo venire almeno per fare un provino, se è così incredibile ce lo teniamo. Benvenuto anche a Stebasauro. Se è così incredibile ce lo teniamo, va bene. Quindi che cosa succede? Che Harrison Ford va a fare il provino per questo personaggio, e sostanzialmente gli danno quello che è il costume, no? La frusta, eccetera, eccetera. Non appena Harrison Ford mise il cappello in testa, bastò questa cosa, bastò del cappello, il classico cappello di Indiana Jones, George Lucas andò da Spielberg, cioè si avvicinò a Spielberg e disse: come non detto, è lui, basta, chiudiamo. È inutile che vediamo Selleck, è inutile che vediamo altra gente, è lui. Lui è Indiana Jones. Il film inizialmente, il primo, non si chiamava Indiana Jones, si chiamava I Predatori dell'Arca Perduta, Riders of the Lost Ark, e in seguito, con la voglia di fare gli altri, diventò Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, Indiana Jones e il Tempio Maledetto, Indiana Jones e l'Ultima Crociata. Indiana Jones e l'Ultima Crociata è, da un certo punto di vista, il mio preferito. E l'Ultima Crociata, sì, è da un certo punto di vista il mio preferito dei tre. Io vidi, il primo che vidi fu Indiana Jones e il Tempio Maledetto, che fu il secondo in ordine di produzione. Dopo c'è Indiana Jones e il film brutto, bravo, perfetto. C'è Indiana Jones e il film brutto, ma adesso ti dico perché sta del film brutto. Quindi il primo che vidi fu Indiana Jones e il Tempio Maledetto, e nonostante sia un bel film ovviamente, ma quello che rendeva incredibile quel film era la scena del Luna Park, in pratica, del, come cavolo si chiama, del roller coaster, no? Dentro i carrellini della miniera. Quella scena era incredibile, era bellissima, fomentava tantissimo quella scena. Ma il primo Indiana Jones e il Tempio Maledetto brutto comparato agli altri due, Dimitri, non è
Non si possono comparare, anche questi sono tre film più o meno diversi, trattati in modo più o meno diversi, con i co-protagonisti completamente diversi. Nel primo lui è da solo, praticamente con il suo grande amore, nel secondo è con l'amante o con una che può essere l'amante, nel terzo è con il padre, quindi i co-protagonisti sono completamente diversi. È la storia di per sé del tempio maledetto che non mi funzionava tantissimo. Quella, fra i due, la storia che mi funziona di più e trovo molto più affascinante è quella dell'Arca dell'Alleanza. È sicuramente molto più bella come storia. Sono molto più fighe le ambientazioni. Addirittura c'è la scena, quella lì, all'interno della cripta, no? Dove trovano l'Arca dell'Alleanza con tutti quei serpenti. È bellissima. Fra l'altro, c'è un dettaglio. La scena mentre lui scende, no? Vi ricordate che trovano sostanzialmente la cripta dell'arca e lui scende con la corda. Mentre scende, che si inquadra questa colonna con tutti i geroglifici. A un certo punto, se lo notate bene, fra i vari geroglifici c'è R2D2 e C3PO. Fa molto ridere. È molto carino. Quello che mi è piaciuto è la scena. Allora, è sicuramente horror la scena del sacrificio a Kali, cioè là dove lui, e quella mi faceva impressione quando ero ragazzino, quando lui gli tirava via il cuore, quella era sicuramente figa. Però quello che mi è piaciuto di più in assoluto è il terzo, Indiana Jones e l'ultima crociata. Quello è bellissimo, non lo so, mi è piaciuto troppo, era molto più vario, c'era molto più roba, il rapporto col padre era molto figo, Sean Connery è stato incredibile in quel film, è stato molto bello. Sean Connery, fra l'altro, rifiutò Matrix perché disse: "Non lo capisco". Doveva essere lui a fare, non mi ricordo se Morpheus o qualche cosa del genere, ma lo rifiutò perché disse: "Non lo capisco, quindi non lo faccio". E fu l'ultima volta che disse questa cretinata. I Predatori figo, non mi fu smontato da. I Predatori e l'Arca Perduta è sicuramente figo. Personalmente ho preferito, cioè, se devo fare una mia micro classifica fra i più belli, fra i tre, io preferisco il terzo, l'ultimo, ed è quasi l'unica volta dove praticamente in una saga, volendo dare 1, 2 e 3, anche se in questo caso sono completamente slegati l'uno dagli altri, quindi 1, 2 e 3 più che altro è perché prima hanno fatto quello, poi hanno fatto quello e poi hanno fatto un altro. Il terzo però è quello che mi è piaciuto di più. E poi improvvisamente c'è il quarto. Il problema del quarto, film che io aspett ho aspettato per 10 anni, più o meno. Il problema del quarto ovviamente è stato George Lucas, perché George Lucas a un certo punto rientrò a gamba tesa dentro la produzione del quarto, perché nei primi tre sostanzialmente era Spielberg che dettava un po' legge su tutto e per tutto. A un certo punto Lucas disse: "Va bene, ok, dobbiamo riprenderlo, rifacciamolo insieme. I tempi sono cambiati, leviamo i tedeschi e mettiamo i russi", e già qui è. E poi si è tirato fuori questa cagata degli esseri intradimensionali, che Spielberg gli disse: "Ma non mi va di mettere Indiana Jones in mezzo agli alieni". E Spielberg e Lucas gli disse: "No, non sono alieni, sono esseri intradimensionali". Ah, si vede proprio nel DVD dove ci sono i contenuti speciali in questa intervista a Steven Spielberg, e lui dice: "Vabbè, alla fine è un progetto suo, un'idea sua, io sono solo il regista, lo vuole fare con gli esseri intradimensionali, facciamolo con gli esseri intradimensionali". Ah, merda. Fast and Furious lo continua a fare perché c'ha un botto di soldi e perché è divertente, dai, Fast and Furious è divertente. Quindi Indiana Jones in generale è una saga che mi è sempre piaciuta, che vedo e rivedo un sacco di volte. Sono dei film che sono invecchiati molto bene, perché sostanzialmente non c'è praticamente mai stata, se non in poche cose, tipo nella scena quella dell'estirpazione del cuore. Benvenuto a SG Lucosio 94. Non c'è mai stato
l'aiuto di effetti speciali particolarmente incredibili, se non principalmente di effetti scenici. E Steven Spielberg, quando lavorava a queste cose, era uno di quelli che diceva: no, io non voglio effetti speciali incredibili, ma voglio effetti scenici. Quindi qual è il problema? Ci devono essere 2000 serpenti sul set? Perfetto, recuperiamo 2000 serpenti sul set. Nella scena di Indiana Jones e il Tempio Maledetto, quella dove loro sono dentro le grotte con tutti quegli insetti, adesso farebbero ovviamente tutti gli insetti in digitale. All'epoca erano quegli insetti lì, era piano zeppo di insetti, tutto completamente. Novash, nel prossimo Indiana Jones 4 non credo che ci mettano gli alieni. Probabilmente mettono Harrison Ford su una sedia a rotella, perché è abbastanza vecchiotto Harrison Ford. Non credo sia più in grado di fare veramente il Dottor Jones. Poi, penultimo, non c'è manco più Spielberg alla regia, è vero, non ce l'ha fatta. Ah, intendevo in Fast and Furious. Ragazzi, Fast and Furious a me diverte. Altra saga. Andiamo di colonna sonora? Vediamo. Altra saga. Dov'è? Eccola. Altra saga. Nella scena con i serpenti ci sono anche cobra e loro sono velenosi. Come hanno fatto, Dimitri? Sostanzialmente è pieno di serpenti. Cioè, c'è la scena in cui lui rimane di fronte proprio così al cobra. Il cobra sta per attaccarlo. C'era un vetro. Addirittura si intravede in un'inquadratura che c'è un micro riflesso dove non ci dovrebbe essere. Si vede un pochino strano, c'è il primo piano verso di lui, perché il cobra sostanzialmente era in una specie di gabbia di vetro, però c'era un cobra. Ma anche negli altri serpenti c'erano tutti una serie di serpenti attorno, ed erano tutti, diciamo, a distanza di sicurezza, erano protetti eccetera, ma c'erano veramente dei serpenti. Altra saga. Stavo cercando l'anno, perché non me lo ricordo l'anno, raga. Ma proprio zero. Che anno è? Ok, trovato. Nel frattempo c'è. Ok. Altra saga. Per me io potevo avere 10, 12 anni, 13 anni forse, comunque ero sempre piccolino. E come cazzo, no, ok. E niente, tira fuori adesso questo. Onestamente, quando l'ho visto la prima volta, e perché l'ho visto la prima volta non me lo ricordo. Però è una saga che per me ha una certa importanza, perché mi ha fatto capire un po' un determinato meccanismo della macchina cinema. Come funzionano determinate storie, come ci si può legare a dei personaggi e quello che può essere la serialità nel cinema. Quello che mi ha fatto capire la serialità nel cinema è proprio questa saga qui. Questa è la musica. Era il 1000, il film è uscito nel 1977. E ovviamente non poteva che essere no? Alzavone, ma come non ne hai visto manco uno? Ma tu sei matto? Questo me l'hanno regalato i miei amici
diversi anni fa, adesso non mi ricordo, per un mio compleanno diversi anni fa. Esatto, quella è una cosa. Slim Dogs, e qua ci sono io. Scusate, ma Slim Dogs è 2 ore che manda messaggi e stanno rompe le palle. Che vuoi? Quindi, Star Wars, la saga completa. Allora, questa è la saga completa, ovviamente gli ultimi tre. Quindi sono episodio 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 7, 8 e 9, il 7 ce l'ho, l'8 no, il 9 probabilmente lo prenderò. Questa edizione è bellissima intanto, è un'edizione stupenda. Il problema di questa saga è il suo creatore, George Lucas, sostanzialmente. Il più bello di tutti per me purtroppo rimane il primo. Anche il secondo, cioè quello che adesso viene conosciuto come episodio 4, che era Una Nuova Speranza, era sostanzialmente per me il migliore dei 9. È quello più bello in assoluto. E dicevo, la cosa importante di questa saga è, per me, mi ha fatto capire come funzionano i film a saghe, letteralmente, perché sostanzialmente qui George Lucas quello che ha fatto è stato creare una telenovela. Questa saga qui è una serie TV, è come adesso vengono fatte le serie TV, però a film, cioè con una durata enorme. Eh sì, L'Impero Colpisce Ancora è il 5. E poi ovviamente ha creato tutta una serie di cliché del mondo, cioè di icone del mondo del cinema. Ragazzi, Darth Vader o Darth Vader, come cavolo si chiama, è utilizzato dappertutto, è il cattivo numero uno in assoluto. Ogni volta che cinematograficamente si deve parlare del personaggio cattivo per eccellenza, è una delle prime cose che ti vengono in mente, no? Però è appunto, per me l'importanza che ha avuto è che mi ha fatto capire realmente come funziona il discorso saga, come funziona il discorso fai affezionare le persone, lo spettatore, a determinati personaggi e soprattutto a come sviluppare le storie dei personaggi da una puntata all'altra, perché sostanzialmente questo sono 6 puntate, perché sono 6 questi, degli Skywalker. Questa è la saga degli Skywalker. 7-8 ci hanno provato a rimettere gli Skywalker dentro, ma non... 7, 8 e 9 non funzionano tantissimo, soprattutto l'8, secondo me è quello che funziona peggio di tutti. Il 7 ce la fa perché riprende, è Dallas nello spazio, bravo, è Beautiful nello spazio, più che altro. Nel 7 riprende J.J. Abrams a piene mani la struttura del quarto, di Una Nuova Speranza. Se voi prendete il settimo film, prendete il quarto film e lo analizzate strutturalmente, sostanzialmente la struttura è uguale. È una cosa che poi Abrams ha dichiarato dicendo: sì, non volevo stracambiare molto rispetto a una cosa che il pubblico ha già amato e già conosciuto, perché io mi sto appropriando di una storia al quale il pubblico è particolarmente affezionato quindi non voglio esageratamente portare qualcosa di troppo nuovo, deve essere nuovo ma sempre fino a un certo punto. E lì esce episodio 7 e basta. Degli spin-off, Rogue One secondo me è ottimo pure. Ma perché è ottimo secondo te Rogue One? Perché Rogue One è l'unico nei nuovi film che cerca il più possibile di mantenere una struttura e un look vecchio, cioè cerca il più possibile di assomigliare, di avvicinarsi a quelli che erano i primi 3 film, perché appunto parla di una storia che Rogue One
si mette fra il terzo e il quarto film, sostanzialmente. Si va a incastrare in mezzo, è tipo il 3.5 Rogue One, e quindi cercando di mantenere quell'idea, quella struttura lì, anche quel look visivo, funziona di più, ragazzi, perché i primi quattro film funzionavano di più. Ciao Dani, benvenuto o benvenuta. I primi tre film sostanzialmente sono quelli che funzionavano di più. Per i primi tre intendo il 4, il 5 e il 6. L'1, 2 e 3 sono film usciti nel 99, dal 99 al 2005, che io onestamente ho visto al cinema, ci mancherebbe altro. Ma per esempio nell'Attacco dei Cloni, lo Yoda completamente fatto in digitale, che a un certo punto combatte contro Dooku, non lo so, non l'ho trovato ridicolo, perché sono riusciti a non farlo diventare ridicolo, ma non è neanche tutta sta meraviglia. Allora, il problema, Vinusist, che di Star Wars bisognerebbe parlare di tutta una serie di cose, perché Star Wars, appunto, quello che è riuscito a fare Lucas è a creare un universo, non ha solo creato una serie cinematografica, ha creato un universo dove ci sono serie animate, adesso c'è The Mandalorian, ha creato veramente una roba, un mondo incredibile dove si muove qualunque cosa e si muovono un sacco di personaggi, quindi... Giovanni, ma voi avete il contratto dipendente con Slim Dogs? Adesso siete collezionista. Ovviamente queste sono cose interne Slim Dogs che io non posso parlare per Slim Dogs, non voglio neanche farlo, quindi sono cose che ovviamente non posso dire, non ne posso parlare. Il vero protagonista di Star Wars è R2-D2 e nessuno lo capisce, mazza Daniel. È questo, Star Wars è importante per tantissime cose, perché sicuramente una delle saghe cinematografiche fra le più importanti della storia del cinema, se non addirittura la più importante della storia del cinema, perché effettivamente se ci pensate il primo film uscì nel 77 e quello che non è assolutamente l'ultimo film, perché ne faranno ancora, è uscito nel 2020. Cioè ha una... E in mezzo ci sono un botto di film, ci stanno 9 film, non so quante serie animate, adesso anche un'altra serie su Disney Plus, non so quanti videogiochi, perché di videogiochi ne hanno fatto un botto, e da quello hanno tirato fuori la collezione Lego e altri giochi pupazzi eccetera, perché fra l'altro Lucas pare che quando portò l'idea di Star Wars, la leggenda metropolitana racconta che disse: raga, questa cosa oltre a essere una bella storia ha anche la possibilità molto facilmente di creare gadget da vendere, quindi esatto, e non so quanti gadget, quindi romanzi, fumetti, sì raga, di tutto hanno tirato fuori a Star Wars, quindi ogni volta che si parla di robe importanti per la storia del cinema, secondo me non si può non nominare Star Wars, perché a parte che è una questione di gusti, ok, ci può anche stare che può essere una questione di gusti, ma se parli di storia del cinema degli ultimi 30-40 anni devi parlare di Star Wars per forza di cose, non puoi fare finta che non esiste, è impossibile. Ultimo, abbiamo superato le 2 ore, io pensavo che per parlare di 10 film non ci volevano 2 ore, però alla fine invece non abbiamo parlato solo di 10 film perché sono arrivate le saghe. Ultimo, ragazzi, come ultimo c'è solo una cosa che vi devo fare sentire. Ripeto, non l'ho mai visto, sono logorotissimo, ma ci ho messo 20 anni per capire che hanno iniziato l'episodio 4. Sì, al sapone, sostanzialmente episodio 4, 5 e 6 sono i primi tre. Poi sono stati fatti episodio, quelli che adesso nella storia sono 1, 2 e 3. Lucas dichiarò che il tipo di storia che voleva raccontare, il tipo di cosa che voleva realizzare, non c'era ancora la tecnologia necessaria per fare 1, 2 e 3. E ultimamente per fare i soldi hanno tirato fuori 7, 8 e 9. Quindi come ultimo, se non è il Signore degli Anelli vado a piangere, come ultimo vi faccio sentire...
vale neanche tutto il Signore degli Anelli, non riesce a valere completamente la scena in cui Michael Corleone battezza il nipote. Quella scena, ragazzi, come si dice a Catania, è da rizzare i canni, cioè da pelle d'oca. Signore degli Anelli non è una merda, a me personalmente non piace, cioè non mi piace, anche quello è importante per il mondo del cinema assolutamente, ma Signore degli Anelli, a me il secondo mi ha fatto tipo addormentare più volte, e il terzo non vedevo l'ora che finiva completamente. Questo è un capolavoro assoluto, assoluto. Non so cosa ne pensate, è incredibile questo film. È incredibile. No, 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 assolutamente no, questa è un'altra cosa. Poi ragazzi, come vi ho detto, io ho tirato fuori 10 DVD, 10 Blu-ray, fra i quali ovviamente ci sono pure saghe. Ha tirato fuori una clip, vabbè. 10 saghe eccetera, ma ci sarebbero un sacco di altre cose da inserire. Ci sarebbe ovviamente la trilogia di Jurassic Park, è la prima che mi viene in mente, ci sarebbe da inserire. Ci sarebbe lo squalo, ci sarebbe però Spielberg, ne abbiamo proprio... Spielberg qua sostanzialmente in un modo o un altro è quasi dappertutto. Che ragazzi, Spielberg sta qui in un modo o in un altro, sta qui, cioè su 10 film sta in un, su 10 DVD sta in 1, 2, 3, 4, cioè Spielberg sta dappertutto. Stefano, lo squalo è sopra ogni cosa. Ci sarebbe anche lo squalo sicuramente, ci sarebbero tantissimi altri film da citare. Però infatti ieri parlavamo, dai, tiriamone fuori 4, e vi dico perché per me sono importanti. Alla fine ne ho tirati fuori 10. Cioè, lo squalo, Martina ama lo squalo, è la follia. Quando sarà una sera, quando finirà tutto ciò, avrò la possibilità, con Martina finalmente riusciremo a rivederci, che non la vedo da un mese. Benvenuto a Dave by Dave. Vi farò raccontare da Martina di quel giorno che incontrò sta stronza Steven Spielberg. Perché Martina ha incontrato e parlato con Steven Spielberg. C'era anche... sì, avrei dovuto tirare fuori, c'era una volta in America, ragazzi, ne avrei dovuti tirare fuori talmente tanti, però poi non finivamo più. Sì, ragazzi, lo so. Io e Martina ci conosciamo proprio perché principalmente vidi una foto sul suo Facebook di lei con Steven Spielberg, così. E prima di dirgli ciao, come stai, come ti chiami, chi sei, gli ho scritto: ma te come cazzo fai ad avere una foto con Steven Spielberg? E da lì poi abbiamo cominciato a sentirci. Ma ve lo racconterà lei qua, se ne avrà voglia. Quando riusciremo a vederci, riuscirà a stare qua, ve lo racconterà lei. Sta stronza, mi mette pure i gattini con gli occhialetti. Ma questa è un'altra storia, esatto, perfetto, questa è un'altra storia. No, è ancora più bella quando lei te la racconterà, Jacopo. Sarà veramente bella. Quindi, ragazzi, io sul Padrino... scusate che rispondo qui. Io sul Padrino... che vi devo dire? L'unica cosa che c'è, è stupendo in tutto e per tutto il Padrino, veramente è l'unica saga, ogni film dura tipo 3 ore e passa il Padrino, e io riesco tranquillamente a vederli tutti e 3 di fila senza problemi. Infatti è una tragedia quando
magari capita il primo, perché poi so che devo vedere gli altri due, perché non riesco proprio, cioè quando finisce il primo non riesco a fermarmi, devo andare avanti. Che cuffie stai usando in una ragosta sul padiglione? Sì, sono delle cuffie di merda, onestamente non so neanche che marca sono. Fresh and Rebel. Fresh and Rebel si chiamano. E quindi è questo, è una colonna sonora. Cioè, basta farvi, basta, come nel caso dello squalo con il padrino, basta far sentire due o tre note che subito si inquadra la colonna sonora. Una colonna sonora meravigliosa. Gli attori sono, c'è Marlon Brando, c'è Al Pacino, Robert De Niro, c'è, dai raga, c'è, è incredibile. E è il caso in cui in una saga il secondo, a livello di bellezza del film, il secondo è proprio all'apice. Il primo è bellissimo, il secondo è ancora più bello, il terzo è quello che scende leggermente, che risulta leggermente meno interessante, ma è comunque un ottimo film. Un grande film ha sempre una colonna sonora degna dei film, a mio parere. Il Signore degli Anelli, per esempio, secondo me non ha una colonna sonora così memorabile. Cioè, se io ti, se cerco di pensare al motivo del Signore degli Anelli, non mi viene in mente qualcosa. Per Star Wars me ne viene in mente più di una, per Il Padrino me ne vengono in mente più di una. Anche Matrix, per esempio, non ha una colonna sonora che lo, cioè, la colonna sonora in generale che lo caratterizza c'è assolutamente, però non c'è un motivetto che lo caratterizza. Il Padrino sì. Io la scena impressa di quando nel bar infilò nel coltello la moda, bellissimo. Non c'è, in questo non c'è niente di sbagliato per me, niente, proprio non c'è una cosa che non funziona. L'unica cosa di sbagliato comunque che non funziona è che questa è l'edizione Blu-ray dove hanno dovuto ridoppiarlo per motivi di diritti e quindi non c'è il doppiaggio originale. L'unica cosa che nel doppiaggio originale c'era Amendola e ovviamente poi è morto, quindi quando l'hanno dovuto ridoppiare non c'era più la voce di Amendola. Quello è. Questa è l'unica cosa, purtroppo nell'edizione Blu-ray c'è questo problema, ma io ovviamente ho anche l'edizione DVD, quella vecchia col doppiaggio originale con la voce di Amendola, e che ovviamente io lo conosco in quel modo, Il Padrino, l'ho vista in lingua originale, ma l'ho vista in lingua originale molti anni dopo, quando ci ho avuto il DVD. Il DVD, il primo cofanetto del DVD del Padrino, che all'epoca quando c'era il DVD costava tipo un botto, costava tipo 200.000 lire, 200.000 lire erano tipo 100 euro adesso, anzi erano 100 euro adesso, ma se io adesso andare a spendere 200.000 lire per un cofanetto DVD è sostanzialmente come se io adesso ne andassi a spendere 200 euro per un cofanetto DVD. Ripeto, lasceresti tutto se si presentasse Coppola e ti chiedesse di fargli aiuto? Assolutamente sì. Ma subito. Ma anche solo, cioè, non solo Coppola. Se si presentasse Spielberg anche solo a dire: ma tu sui miei set mi vieni a pulire la sedia? Ok, dice, molli tutto? Non ci penso due secondi. Dopo questa live devo farmi una maratona Signore degli Anelli per depurarmi. Venus, sì, il problema è che per esempio io, se faccio partire il Signore degli Anelli, l'Hobbit non sono riuscito a guardarlo. Siamo andati al cinema a vedere l'Hobbit, eravamo io, Matteo Bruno e Mauro Zingarelli. Io e Matteo Bruno ci siamo addormentati dopo tipo un quarto d'ora, una cosa del genere, dentro il cinema. Mi capita molto raramente di avere sonno dentro la sala cinematografica. Con l'Hobbit mi sono addormentato, ho dormito per tutto il film.
completamente. Gli altri due, ovviamente, degli Hobbit non li ho visti. Il Signore degli Anelli, il primo mi è piaciuto, l'ho visto tutti e tre al cinema. Il primo mi è piaciuto, l'ho trovato molto carino, l'ho trovato pazzesco perché era un periodo incredibile. Benvenuto a Bedlam, l'ho trovato pazzesco. Il secondo l'ho trovato noioso, il secondo mi ha annoiato parecchio. Il terzo veramente non vedevo l'ora, dicevo basta dai, quando cazzo finisce questo coso, non ce la faccio più, veramente non ce la faccio più. Coppola ho visto la scorsa estate in Piazza Maggiore a Bologna, un tipo pazzesco, e ci credo. Alza poi Jurassic World, anch'io mi sono mezzo addormentato, poi a un certo punto dovevo andare in bagno, di solito rischio di pisciarmi sotto ma non mi alzo dalla sedia per andare in bagno. Jurassic World a una certa ero con Martino, ho detto vabbè senti, io sto andando in bagno, quando finisce esci perché tanto sta la fine. Pensare che il libro dell'Hobbit è molto bello è... delle due torri ci sono alcune scene incredibili, Rory Rim che scendono verso il fosso di Helm e Brighi pure. Sì, ma il padrino me lo guardo in originale o doppiato? Allora, collezionista, io ti direi il padrino doppiato, il doppiaggio del padrino è fatto molto bene, è fatto molto bene e molto bello, però è il doppiaggio quello originale, quello vecchio, quello con la voce di Amendola. E adesso difficilmente lo trovi, cioè se lo cerchi in streaming lo trovi col doppiaggio nuovo, quindi a sto punto tanto va. Non è brutto, ma non è quello del doppiaggio originale, che è sicuramente molto meglio. Poi se lo vedi in lingua originale, il film è tantissimo ambientato anche in Sicilia, quindi c'è anche gente che parla in siciliano. Ma sono l'unico che non riesce a lasciare a metà un film anche se quel film è una merda? Credo di sì. Sì, l'hanno dovuto ridoppiare per una questione di diritti. Un po' come è successo ultimamente, cos'era? Come si chiamava quel cartone animato Evangelion, no? Che a una certa hanno dovuto ridoppiare, hanno dovuto rifare l'adattamento, le cose. Capita spesso che devono ridoppiare, cioè non molto spesso, però capita che deve essere ridoppiato qualcosa. E in questo caso, appunto, visto che il doppiatore originale... Amendola, Ferruccio Amendola, è morto. E quindi hanno dovuto prendere qualcun altro. No, non ne parliamo di quello lì. Non ne parliamo. E basta, ragazzi, questi erano i miei 10. Visto che Benedetta ha accettato questa challenge, Benedetta, diciamo, ha accettato questa cosa, famo che... E adesso mi metto d'accordo con lei, capiamo quando lo possiamo fare con lei e in mezzo alla settimana faremo questi 10 film di Benedetta o 10 comunque DVD di Benedetta e ci faremo spiegare da Benedetta, come ho cercato di spiegarvi io alcune volte un po' più approfonditamente, altre volte un po' semplicemente mi è piaciuto, del perché per lei sono stati veramente importanti. Ci sono gli attori americani e provo a parlare in italiano, vabbè. Stasera faccio qualcosa? Non lo so, ragazzi, onestamente. Sono le 7. Io adesso sono le 7 meno 10. Io adesso alle 19 devo fare robe con... Mi devo vedere su Skype con i ragazzi della Slim Dogs. Onestamente non lo so. Voi che dite? Famo qualcosa stasera? Proviamo a giocare qualcosa? Ci avete voglia? Se ci avete voglia... Sì. Che tanto io sono qua. Quindi non è che devo andare. Dici, dai, devo andare in giro. Un filmone per stasera, questo uno di quelli che abbiamo visto, quindi abbiamo tirato fuori i Goonies, il Corvo, Moulin Rouge, poi abbiamo tirato fuori Frankenstein Junior, Indiana Jones la saga, Star Wars la saga, Ritorno al futuro, Il padrino, Matrix e Alien. Volete l'avventura grafica? Daniela, vuoi te l'avventura grafica? Ragazzi, facciamo che ci vediamo alle 10:30. Guardati il Corvo.
Ale, il corvo è bellissimo, il corvo. Il corvo è bellissimo. Alex Proyas, la regia di Alex Proyas, uno dei suoi pochi film in cui ha avuto senso. Ciao Torqua, benvenuto. Il Padrino da vedere la sera non va bene, perché poi devo continuare a vederlo fino alle 6 del mattino. Sì. Almeno per me è così. Io infatti quando decido, tipo in questo periodo, ovviamente l'ho fatto rewatch del Padrino, ho detto ok dai, posso vedermi il Padrino senza problemi, ho cominciato alle 3 del pomeriggio e me li sono visti tutti e tre di fila, ma li vedo tranquillamente tutti e tre di fila senza nessun problema. Il Padrino per me è così, ci posso fare niente, per questo in assoluto probabilmente dal punto di vista saga è la mia preferita. Ciao Bordeno, benvenuto. E ragazzi, oggi pomeriggio siamo stati tanti, sicuramente domenica pomeriggio, sicuramente perché domenica pomeriggio, sicuramente perché l'argomento comunque vi interessava, che si parlava di film, si parlava dei miei film, non di film. C'è anche il Corvo 2 e se per questo c'è anche il Corvo 3. Purtroppo, si legge Brodino, ok. Purtroppo c'è il Corvo 2 e purtroppo c'è il Corvo 3, perché purtroppo rigioca Outlast, magari cambia finale. Geniale. Anche il 4 del Corvo, io mi sono fermato a 3, guarda, già mi sono bastati. Il Corvo 1 bellissimo, il Corvo 2 sono uscito di là dicendo perché, ma come gli è venuto in mente. Il Corvo 3 l'ho visto pure. Che poi la cosa che mi ha fatto più incazzare del Corvo 2 è che hanno cercato di collegarlo al primo, perché nel Corvo 2 c'è lei, c'è la ragazzina, ma è un po' una boia, cioè veramente non lo so perché l'hanno fatto il Corvo 2, onestamente. E soprattutto dopo aver fatto il 2 non so perché poi hanno avuto il coraggio di fare il 3, ma l'hanno fatto. Vabbè. Ragazzi, il cinema, come vi dico spesso, è anche e in alcuni casi soprattutto industria. Si parlava di fare soldi, c'è la possibilità di fare soldi, il Corvo ha fatto dei soldi e quindi ci facciamo anche l'altro. Basta, va bene ragazzi, io mi sto pisciando sotto, sono passate 2 ore e 20, quindi a questo punto direi di andarsene a fanculo e famo che se vedete mai 10 e mezza, va bene? Vi va? A quanto pare a stasera, dai, abbiamo Satana in live, mazza. Ciao a tutti, a stasera, buon appetito, dai, a stasera offri della birra, va bene, stasera birra, niente vino, dai. Allora, ci vediamo questa sera, vi ringrazio ancora di aver partecipato, siete stati molto carini, spero che questa classifica, che non era una classifica, vi sia piaciuta. E basta, ci vediamo stasera. Devo andare in bagno, non ce la faccio più. E fra 5 minuti mi devo vedere con i ragazzi allo studio. Ci vediamo stasera. Ciao, un abbraccio, siete stati bellissimi. Ciao ciao. Funziona?